Rip in the Mighty Pepperons. Allora, Discord. Voilà. Ok. Perché Discord non funziona? Perché sono mutato qui. No, li parleremo, Lino, ne parleremo. Ehi, buona feva. Come buona la va? Feva. Senti casino? No. Sicuro? Tutto regolare? Sì. Bene, no, perché ho una ventolina portatile messa sulla scrivania che mi punta in faccia, se no muoio. No, sono ok io. Allora, qui dobbiamo ricominciare. Vai. Da zero? Tutto, okay. Perché abbiamo buggato tutto. Perché si è buggato tutto? Allora, cancello il mondo, cancello il PG. Ah, cancella Steam pure, aspetta un po' che lo devo aprire effettivamente. Dino, chiedi a Sam come non trovare casa. Minchia, vaffanculo. Mondo non buggato. Stai avendo anche tu problemi? Eh? Stai avendo anche tu problemi? Io ormai 2 anni che cerco. Bestia. Cioè io ce l'ho. Male, immagino. Io ce l'ho, nel senso sto pagando il mutuo di questa, però volevamo cambiare perché volevo una casa con un minimo, uno sputo di giardino. Uno sputo proprio, cioè non voglio la... Certo. La roba enorme, mi basta la robina che d'estate ogni tanto prima di andare a dormire dico vabbè dai, magari mi faccio bello. Seppellire in questo buco di terra da vecchio di merda, non lo so. Ti capisco, anche io la desidero tanto una cosa del genere. Ti capisco tantissimo. E non stai trovando nulla così. No, minchia, trovi dei ruderi a prezzi esorbitanti. Merda. Cioè, trovi veramente le case anche distrutte. Perché tu sei a Milano, giusto? Comunque vicino, zona nord. Sì, più Brianza, sì. Ok, lì immagino che i prezzi siano un pochettino... sono sbagliati, sì. Ma infatti, ma il discorso è che giustamente... per come sono fatto io mi sposterei pure, però mia moglie è tanto attaccata ai suoi... eccetera eccetera, con il fatto che Marta era ancora piccola secondo me potevamo farla sta roba, però vabbè. Ma poi vabbè, ma non so, immagino forse tua moglie lavora pure un casino dopo spostarsi. Allora sarebbe quasi un'idea, allora convincere. via che poi guarda in realtà, ma mica ti trovi un bel posto di mare tipo inculato in Calabria, in Sicilia, in Puglia, sì. Quei posti lì, minchia. Il Veneto è pieno di paludi. Dove no, sto il Veneto vaffanculo, una merda. Ehi, io ci sto provando a finire. Terribile, esatto. Dove sto io non ci sta niente. Ciao, Giorgio. C'è niente, proprio. No, il Veneto... Solo paludi attualmente ho trovato e vabbè, un sacco di centri commerciali. Dove sto io, però, eh? Vabbè, ci sta. Ah no, aspetta, io ho joinato, aspetta, exit to my menu. In Sardegna, online. Allora la password è Lino password. Bella, bello, bella password. Pollo. Lino. Ma 2 volte Lino? Due volte Lino. L'altra volta era 3 volte. Secondo me 3 volte e si era buggato. Però aspetta che non sei. Ok. Dimmi Lino, quando possa. Lino, pollo, vai. Vai. No, join. Ragazzi. Lino. Ce la farò, eh? Secondo me per te andrebbe bene la provincia di Napoli. No ragazzi, me ne voglio andare, basta. Pollo. E poi che faccio? Io sto qua e Alessandra non cambia niente, quindi torno a casa mia. Vai, joino. Se ti meriti in uno locale a 10 metri quadri e 3.000 al mese. Ma regà, figa, io me ne andrei veramente in un paesino di quelli un po' stro... Ma anche, guarda, piuttosto anche non al mare, che costa ancora meno, in montagna. Sembra, ma sei sicuro di quello che hai detto? Che cosa? Perdonami, era Lino e password pollo. Sì, però mi sa perché sto ancora generando il mondo. Ah, ok, perfetto. Sono al 25% della generazione. Buonasera a tutti quanti, eh. Siamo partiti subito perché almeno così riusciamo a giocare un pochettino, Che se no... La felpa. No, noi praticamente sto iniziando ora le mie prime esperienze con le case, no? E a parte che non si trova niente... finalmente siamo riusciti a vedere una casa. Ma tu volevi comprarla o andare in affitto? Volevo affitto, okay. Però lunedì andiamo in banca e vediamo che succede. Okay. Dobbiamo capire un po'. Però pure gli affitti è un casino, anche perché sono cose che sto scoprendo ora. Giustamente chi prima arriva si prende la casa. Avevamo trovato una casina che era carina, però c'erano delle persone prima davanti a noi e quindi abbiamo preso quel posto. Ci sta. Peccato. Ma non ci sono i salvataggi. No, ricominciamo perché avevamo buggato tutto praticamente.
capito? Sì, purtroppo è ancora al 50%, ci mette un po' a generare. Vabbè, tranquilli, tranquilli. Ti hanno rubato la gara. Credo tu non sia conoscenza di quanto cambi da nord a sud. In che senso? Dei prezzi? Vabbè, i prezzi sono sicuro. Vabbè, dipende sempre. Allora, tipo zona dove abito io, che è provincia di Napoli, sui 500, 550, un trilocale te lo porti a casa, in affitto però, te lo porti. I servizi, ma i servizi sì, d'accordo, quello è vero, anche mia moglie ogni volta si salta fuori con sta roba, la sanità. Forse è vero, forse è meglio vivere da giovani al sud e da vecchi al nord. Va bene, una casa di riposo, vai, dove vai, vai. Ciao Pata. Superato una certa età vai direttamente in casa di riposo. Ciao. Piuttosto vabbè, Trentino, non è che no. A quello che ti affitta la casa dici fai lo streamer, dici sono partita io, sono libero professionista, questo è quello che fatturo e ti mandano via. E dice, ma... Eh sì, ti mandano via e arrivederci. Join, no? Ok, niente. Vabbè, ci sono 82%. Non ti credo 84, più è vero, ho mentito, 85, continua a dire una menzogna dietro l'altra. Come dargli torto? Milano un monolocale mal tenuto, 700 euro più utenze. Ma perché lì i prezzi sono proprio fuori di testa e c'è una richiesta assurda. Cioè sembra New York diventare Milano. Vanno tutti quanti lì a fare cose, non ho capito. Vai, prova a joinare. Vado, mi infilo. Non entra, Sam. Lino, pollo. Sì. Ci credo. Vabbè, la riscrivo. Torno indietro. Word. Ecco qua. Online. Charter ce l'ho. Ok. La Milano da bere. Allora scrivo pubblica magari. Ah, brava. È pubblica. Facciamo così, va. Sì. Ecco, trovato. Vediamo un po'. Non è pollo. Ma tutto caps l'hai scritto. Sì. Mannaggia te. Ma... Ah, ecco. Ma è sempre in caps questo gioco il nome. Ciao Tabu, no? Vabbè, siamo entrati. No, veramente, avrò avuto il caps attivo perché stavo giocando a LOL, scusa. Come sta andando su LOL, tra l'altro? Merda? Bene. Io ho comprato casa in provincia di Milano e penso di volermi trasferire altrove, almeno non per non periodi lunghi. In che senso? Cioè tu hai comprato casa a Milano e ora vuoi trasferirti, fammi capire, fai solo la tier 1? La metti in affitto e te ne vai in Calabria, easy. Cioè, non è così easy. Minchia, sì, la Calabria sarebbe proprio il mio sogno. È tanto bella la Calabria e si mangia da Dio. Io ad agosto comincio a cercare casa con il mio compagno in zona tua, Sam, ci faremo concorrenza, va bene? Oh no! Dovete affittarla o vendere o comprarla? E ancora tutti amici? Oggi la faremo a finire questo gioco. Cioè ad andare avanti più o meno. Va buono. Ok. Go. Chi deve fare niente? Oh, ci siamo. Ti sto per arrivare. Meglio la Puglia. Puglia di drone. Ci sono mai stato. Quindi effettivamente dovrei provarla. Però la Calabria mi piace tantissimo. Pure come fanno la pizza. Non è male la pizza in Calabria. In Puglia. No, non mi fido. Non so se mi troverei. Ma no, ma io mi troverei bene ovunque. Cazzo, anzi, mi troverei 100 volte meglio al sud. No, Calabria secondo me è sottovalutata, no, è veramente fica, ma non solo per il mare, anche per le zone montagnose, perché c'è un po' di tutta, Allora, prima di tutto polli, iniziamo dai polli. No, allora. Perché i polli? Non ci servono i polli. Lo so. Vabbè, la carta è importante. Ci servivano allora le bacche, cioè scusami, i legnetti per fare le cose. Minchia, i topi. Serve tutto, Sam. Oh no, di nuovo i topi, ti prego. Già c'è un titano gigante? Ma quelli ci sono sempre, mi sa. Allora, vabbè, dobbiamo craftarci un po' di cosine. Dove sei, Lino? Mezzo al mare. Come in mezzo al mare? Mi sono perso, già mi sono perso, sai. Vieni, segui il topo. Ah, questa è vero, mannaggia la miseria. Segui il topo. Ok, andiamo alla questa. No, questi vanno sempre presi, non abbandonare. Non hai ancora messo già chatting? Allora, aspetta, fammi controllare. E quella Mary non c'è, quindi magari... Oddio. Esatto, da me dicono, ma oggi c'è tavola da Lino, quindi è impossibile perdersi. Ma è vero. Gurzo, puoi mettere il titolo del zoghino? Ok. Non mi ricordo mai come sia.
Cos'è quel punto esclamativo là? Lo vedi lì, no? E penso sia la quest letteralmente che dobbiamo fare. Ma non c'era l'altra volta? No, allora è un punto che ha messo qualcuno di noi, eh? L'hai messo tu? No, non credo proprio. È la prima volta che apro la mappa. Ok, boh, allora. No, non penso che... Ditemi se avete risolto, che ma dov'è la quest? Io prima per un secondo mi sono girato e l'ho visto un... Là, 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 vieni, vieni, vieni. Arrivo, arrivo. Verso nord. Eccoci qua. Ok. Ti ho visto, ti ho visto. Fatemi sapere se è tutto a posto. Modello. Ciao, Pichu. Bam, 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 bam. Sta aprendo Steam per vedere il titolo di gioco. Si chiama Windbreaker. Come si chiama sempre questo gioco? Breakwaters. Breakwaters. Ogni volta che trovi su un sito una casa decente, due giorni. Ma la gente, minchia, sembra che. Cioè, tutti che piangono miseria, tutti che hanno i soldi. Asardo. Anch'io, appena vedo una casa che dico, oh, minchia, questo qua prezzo potrebbe essere interessante. Dai, magari andiamo a vedere. Venduta. Instant, bro. Ok. Allora, prima ho trovato Cristo, come cazzo si chiamava? Allora, cerchiamo di non buggarlo però questa volta. Ci parlo solo io con gli NPC facendo... No, non è Chris! Ah no, è Franco! Abbuffiamolo di mazzate, Sam! Non ho un'arma, lo prendo a pugni. Ha un arco, picchialo, picchialo! Vaffanculo, cazzo, hai capito? Viene il nostro cazzo di quartiere. Oh, Marzo! Lo so io come ucciderlo! No? No, il cannone! Via, via, andiamo via, andiamo via. Aspettiamolo. Sono cattivi questi signori. E allora non è qui. Allora, qui però c'è la. C'è la roba da svuotare dopo. Un secondo, ma il personaggio resta. Ma io l'ho cancellato, lo rifatto. Io sono livello 2 col personaggio. Non lo so. Io l'ho cancellato e l'ho rifatto, eh. Vabbè, io sono un po' più figo. Vabbè, no, sì. Sei chiaro. Sì, cazzi, go, 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 andiamo. Ma per caso. Mario. Di qui, di qui. Arrivo, arrivo. Vedo una luce. Ciao, Gog. Dobbiamo trovare il signore delle quest. Proprio così si chiama. Vai come città. Ma che zitto, che dici? Vai che ci andiamo a nuoto. Ma sbaglio, è diversa la mappa rispetto all'altra volta. Ma credo che sia procedurale, eh? No, senza credo. Ah. Perché quando credo, quando creo fa il seed. Ciao, Arancio. Un bacione. Grazie. Mangiamo, mangiamo la carne. Senti me. Ah, qui ci serve la yellow stone, ok. Ok. Dove cazzo è l'NPC delle quest? Ma oh, così era pagato l'altra volta, tutto. Io inizio a pensare che sia il punto esclamativo, sai? Ma andiamoci. Aspetta che sto prendendo i cristalli che andiamoci. Dopo ci servono. Vediamoci il pensiero, cioè andiamo un secondo, bravo. Facciamo che ne hai di nuovo tu 300 e io 3, eh? Ma tanto te li droppo. Mi mancano i topi, no ragazzi, basta topi che ci vanno ad andare a 2 FPS. Minchia, è vero. Dopo diventa un problema. Allora, la medaglia s'albero. Niente, io vado verso il punto esclamativo, vediamo se è lì. Eh sì, Federico. Arrivo anch'io? Che è molto probabile sia lì. Anche perché il gioco comunque ti deve guidare all'inizio. Si è visto l'altro giorno come ci ha guidati. Ci ha portato a perdere. Ogni tanto anche il navigatore ti perde. C'è un Gormita che mi lancia le cose, via. No, via, via. Che cazzo. Arrivederci. Ma so... Ah, comunque qua pure fa un caldo bestia. Sto senza condizionatore, mi sto salvando con questa... Bellissima ventolina da 20 euro. Fa il suo lavoro. Hai visto? Ok. Cazzo, è arrivata la marea. Ma che cazzo, ma sta volutando. Mettiti il gommone. Come si chiama? I braccioli, quale gommone? Esatto. Allora lo hai, sì, ma preferisco. Comunque sì, Sam, era eccolo. Qui. Ci parlo ma io. Dai. Vai tu, no, io non faccio niente, sono immobile. Ok. Vadi, vadi. Gommoni delle braccia. Ah, ma il polo mi picchia. Allora. Fammi la storia del la sintesi della storia poi, eh. Ah, dice di mangiare un cocco e delle berries. Ah, questo un cocco e delle berries. Ok, e se teoricamente a te te l'ha data la sacca come reward?
Sì, sì, cioè in realtà io sto già avanti come sacca di Revolution. Ah, ok, quindi... perfetto. Ok, dobbiamo buildare il Builder's Branch, bench, quindi servono gli stick e le erbette. Allora... Forse tu hai le erbette. No, 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 le vado a prendere. Pollo con gabbia toracica. Beh, il pollo effettivamente ha la gabbia toracica. Grazie mille per lo shoutout, Sam. Ricambiamo, border, ai. Mo, provo a vedere. No, i topi. Aspetta, devo prendere. Vai, così si allenano. Che fare sempre tutto a Mary, maledetti. Ecco. Ma che grazie. Cazzo? Non deridere i tuoi mod. No, 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 no. È esploso qualcosa qua. Ma basta, sti granchi de merda, vai a fanculo. Effettivamente è vero, hai. L'ho già fatto quando è arrivato. Dai, allora, mi servono, Lino, 4 seagrass. Li vado a prendere. No, no, li ho visti. Ne facciamo uno, ce l'ho. Li ho visti. No, 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 ce li ho qua. Ok. Questo mobbing. No, ragazzi, non si fa il mobbing. Ok. Si può fare anche da solo in sto gioco, sì. Ok. Allora. Tanto effettivamente mi dicono ne costruiamo uno, dai. Ah, qua ci stanno tutte le cosine che si possono fare. Bene, bene. Io punto a questo. Ah, Yellow Crystal e Few Bottle, ok. Dobbiamo ammazzare un sacco di cristiani. Ok, dici di fare la pozione gialla. Siamo già praticamente riarrivati dove eravamo l'altra volta. Ok, ho fatto la pozione gialla. Sì, ma infatti era una cazzata. È che non sapevamo cosa fare, giustamente, le prime volte. No, i topi! Allora, ok, allora mi ha dato la pala. Posso fare le armature. Ah no, aspetta, la pala. Okay. Allora, mi ha dato la pala e mi ha detto di andare di qui. Dobbiamo mangiare. Andiamo. Che stavo dicendo? Oddio, me ne sono dimenticato. Ah, con le ossa si possono fare delle armature che secondo me... Sì, avevamo no, no, infatti c'è da fare qualcosa. Anche perché sennò... Io mi devo fare anche l'ascia, almeno posso picchiare, perché mo c'ho solo la pala. Tipo, riesco ad uccidere? Oh mio Dio, fatti tu, vai via. No. Via. Ecco. Arrivo. Secondo allora, me in 10 minuti arriviamo esattamente dove eravamo l'ultima volta. Sì, vedi, allora qui mi ha cosato la pala, quindi io tiro la pozza. Ok, tolgo l'acqua. Okay. Ah, ok, ha dato anche a me la pala, perfetto, avevo questo dubbio, l'avevo dimenticato di controllare, a posto. Tutto regolare. What the hell? Eccoci, arrivo. Ok, ho trovato la relic. Trovato già? A ok, posto. Adesso torniamo indietro. Possiamo usarlo sto fuoco? Aspetta che... mi cucino la... Ma se non sbaglio non ne valeva la pena cucinare. Ah no, è vero. Non ne valeva... La chat dà fastidio, la chat. Vabbè dai, la alzo, la metto sopra. Sto andando a fuoco! Cazzo! Aspetta, Rusi, come proprio mo'. Questo ragno di fango! Mi sono asciugato, Ok, perfetto. Mi giro un secondo. Ok. Che schifo di ragni. Ok, torniamo dal tipo, mo. Non è vero. Non sono un glitch, Federico, faccio parte dello schermo. Tuturu. E oddio. Con questo... Visto che non sto a casa mia, no? Ho un background terribile. Ma veramente terribile. Cioè il classico armadio marrone con il letto dietro. Bellissimo, okay. Cazzo. Ma veramente terribile. Quindi sì, sto utilizzando quel programmino di Nvidia per fare il green screen, no? Sì. Almeno quello. Solo che non so per quale motivo, ma le magliette me le rende trasparenti. Quindi mi si vede il background dietro. Ma per quale motivo? Sei una testa. Cioè, praticamente si vede bene la testa, la maglietta invece è un po' trasparente. Ma così?
Mettiti il corpo del Giga Chad sotto l'immagine e ci piazzi la testa sopra. Ci sto seriamente pensando. Se no, devo togliermi la maglietta. Perché se mi tolgo la maglietta, il corpo si vede in amore. È proprio la moglie. Starei perdendo peso. Non è quello il motivo. Ok. Allora. No, vorrei farmi qualcosina di sbagliato. Strada, cazzo, non è qui. Ma sono ritornato su, ma sono un coglione. Sì, dovremmo andare dove sta la bandierina. Sempre. In basso, sì, lo so. Vado là. Ciao, Vale Bella, buonasera. Si sa che le schede video snelliscono, certo. Cretini. Mi sembra i solid. Ok. Tu mi disegno una maglietta finta. Dovrebbe essere un'idea. Ciao Gri, buonasera. E che devo fare, raga? Per mo' abbiamo questo. Non vi preoccupare. Appena trovo casa, facciamo le cose belle. Ciao Job. Ok, allora abbiamo ritrovato. Scende di un armadio terribile. Voglio fare un topo, uccidilo. Ma lascialo stare. È vero che domani dobbiamo fare la pittura. Mi dipingo addosso. So hungry. Okay, io ho fatto l'ascia. Ma secondo me hanno sistemato qualcosa, Sam, perché io se ho pacciato mangio... prima. Perché se mangio, ma mi dà davvero poca pappina. Può essere, magari hanno visto il nostro stream e hanno detto, ma che cazzo di gioco abbiamo fatto? Questi due coglioni che devono rifare tutto. Che schifo che abbiamo fatto. Allora, dobbiamo riandare dove c'è la... Go, torniamo all'altare, dobbiamo mettere la roba nell'altare. Ma non posso craftarmi niente, ma mi arrabbio. Vabbè, andiamo, Sam, andiamo. Sento che prima stavo guardando... Ma non do un cazzo il cibo, d'arte. Sei sicuro che... Più 4 food... Sento. Cosa stai guardando? Sì, allora, l'altra volta, Sam, mangiavamo la carne cruda e davano tantissima... Sì, infatti secondo me va cucinata. Adesso mi taglio un po' di legna così poi ce l'ho. Bravo. Io prendo le piantine. Ah no, zio, stavo guardando questa live d'arte dove era letteralmente questa signora seduta su uno sgabello di legno e la telecamera era letteralmente solo puntata sul suo culo dal basso e si vedeva piccolo il quadro che stava dipingendo. Il 98%, ti giuro, Sam, il 98% di quella live era un culo. Ma ciao, con Dechino. Perché... Dove era il quadro? Sulla finestra lontana. Se gli dici buttana ti dice pure che sei un maschilista. Era un brand, una bella live d'arte. Mi sa che forse dobbiamo cucinare, Sam. Aspetta. Vieni. Dopo cuciniamo. Ok. Bello. Che ho cosa fatto, ti Lino? Lino, dove? Boom! Arrivo! Guarda cosa sto facendo. Bravo Sam, hai aperto le acque come Mosè. Mosè, proprio lui. Sì, ma non si vede nulla. Ok, ho preso una tavoletta. E io ho trovato un niente. Ma com'è? Ok, prendo. Domani nella live di pittura la chiami come ospite, vi piacesse. Forse pure a me, però... no. L'hai trovata la tavolettina? Sì, era dentro il coso, non so se la puoi prendere anche tu. Non credo, credo che sia doppia, capito? Ok. Oddio, in realtà... Okay, andiamo. Ciao Mirko. Sì, ma Dio, ho sempre fame, sempre sete, ma che è successo in questo gioco? Non lo so, adesso andiamo e facciamo un fuoco. E sì. Poi sai cosa dobbiamo fare per mangiare? Dobbiamo uccidere i topi. No! Andiamo. Ok. Sei diventato tu Irl. Ma io ho sempre fame solo quando sono triste. Tipo ieri sera. Che ho mangiato una pizza congelata e ne volevo altre 7. Ma nel senso che l'hai mangiata mentre era ancora congelata? No, di quelle lì congelate. E sono più buone di quelle lì che trovo qui, giuro su Dio. Aspetta, andiamo a sinistra. Era buona, Sto andando verso l'obiettivo. Mo' di ghiacciolo, effettivamente fa caldo, alle cavo. Buono! Questa pizza è gelato. Oggi porti South Park? No, Catherine, non abbiamo tempo, perché oggi abbiamo tutte coppe. Gasino oggi.
Ma street food non posso. Okay. Cazzo. La vita mia è una. Cioè, è finita, l'hanno tolta. Guarda, se muoio di fame impazzisco, eh. Ma se muori di fame sei veramente una pippa. Oh no. Come ti permetti di dire le cose come stanno? Sto cercando di vedere come si fa un focherello. Non mi ricordo più. Proviamo. Cosa cazzo sta? No, chat, sto perdendo vita perché devo morire di fame. Guarda, spero che succeda, così impari. Ah, reported. Fire pit. Hai fame, ti serve. Aspetta. Redstone. Risolvo io tutto, i Sam. I faffi. Tieni, Sam. I topi, prendili. No, non mi servono i topi, mi serve la redstone. La redstone, com'è fatta la redstone? Credo che sia questa. E come la prendiamo? Col piccone. E chi ce l'ha il piccone? Sto cazzo. Ma non c'è il piccone, regà. A parte che non c'è, andiamo su Minecraft, Switch veloce. Come avevamo fatto l'altra volta a fare fuoco? Non l'abbiamo mai fatto. L'abbiamo già fatto. Sì, l'avevamo rubato. Avevamo trovato un fuoco già fatto. Ma che cazzo? Eh no, non si rompe. Vabbè, io mi sono mangiato 4 berries per ora. E sto morendo di sete. Come si fa la sete? Cioè, non come si fa la sete. Come si risolve il problema della sete? Vabbè, beviti i cocchi. Bravo. Ok. Troviamo i cocchi. Bevendo. Cioè, bravi. Molto d'aiuto siete. Vai, vai, vai. On a boat or use the container to someone. Ok, allora. Devo togliere tutto. Chi è? Sento. Ma chi è che sta suonando i tamburi in questo gioco? Anch'io ho sentito una stamburata prima. Ma perché stai prendendo la legna? Non capisco. Ma sei tu che mi picchi? O cosa sta succedendo? No, sto picchiando la legna io. No, io sto cercando di prendere il cocco, non capito? Ma li trovi per terra i cocchi? No, anche dagli altri. Li butti e ti arrivano, capito? Ah, ok. Qua c'è un cocco, bevi. Grazie. No, vabbè, risolto con la sete comunque. Allora. Un problema di fame adesso. Com'è che si faceva vedere le quest? Tab tutto a sinistra, tutto a destra. No, okay. Tab. M. No, ho buttato la chest. Guarda che coglione. Ok. Bravo. M. Ma basta queste galline morte. A te da Titan Gate Ruins? Ti dico subito, yes. Ok, dice Chris, dice di controllare on a nearby island. I will need to use the conch of sailor. Che teoricamente dovremmo già avercela, sì. Ok, quindi. Sì, esatto. Dobbiamo fare quello dell'altra volta, ve lo chiamiamo il signore. Tu ce l'hai la conch of sailor? Sì? Sì. Le cose gialle ce le hai? Sì. 80. Ok. Guarda, che oggi sono un fico. Hai la carne cotta, ma quando mai? Voi vi siete cotti il cervello, quale carne cotta? Ok. Allora, vogliamo andare? Io ho chiamato la barchetta e sto andando, sì. L'elicottero o il cappellino? Con te. Oggi sei Mr. Fig. No, più che altro che ho iniziato la live ora, quindi ancora non sono rincoglionito al 98%. Ok. Poi dopo pian piano inizierò a diventare rincoglionito. Ah, tra l'altro non serviva a mangiare né un cazzo, perché è vero, quando prendi la barchetta ti fulla. È vero. Quella rigata cos'è? Niente, è una scarpa. Stai zitti. Ciao, Rami. Oh, regà, la parte mentre la barchetta è sott'acqua, il modo in cui si muove l'acqua, i riflessi, lo trovo bellissimo. È molto, molto carino. Cioè, mi piace proprio un botto, anche il fatto che adesso sta andando a 5 frame. Pure io sto iniziando a notare un ricadimento strutturale proprio del gioco. Ok. C'ha quei 10 minuti dove è bellissimo, funziona bene, e poi dopo di me. Ma perché? Sì. Ok. L'acqua è molto bella. L'acqua è veramente molto bella. Io non puoi dire a Sam cosa sono nel livello. Non ho niente nel livello, lasciatemi stare. E poi non vi fate i fatti miei che mi controllate nella borsa. Ma vedete un po' questo. Esatto, la privacy, chat. Io non voglio sapere cosa ha nel suo inventario. Avevo della carne cotta, non so come c'è finita. Però ce l'avevo. Dove. Che cazzo. Oh mio Dio, i miei frame. Ah no, mi sparano le palle di cannone, mi sparano. Come?
E non so, stiamo passando di fianco a una torretta e c'è un tipo che spara le palle di cannone. Non ti fa. Bum, 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 bum. È diventato sotto. Non nominarmi Sea of Thieves, che sono ancora triste da quel giorno. Perché? Ho uno strano rapporto con Sea of Thieves. Cioè? Mi mette proprio una tristezza addosso. Non capisco perché. E perché non c'è un cazzo da fare? Commissario. Forse è quello. Grazie ancora per gli otto. Ma vi giuro, ma non dire, ma è vero. Ma ti giuro, Frangeli, a parte che mi ha stancato tantissimo. Cioè, mentre lo giocavo, dicevo, sembrava come mi stesse succhiando la vita. No, ero stanco. Sì, ma perché no, fai sempre le stesse cose senza... Non ha mordente quel gioco. Mamma mia. Just tempo? Sessione di palestre, stavi giù. Sì, stavo così, tutto secco, secco. Senza vita. Stessa sensazione quando guardiamo le tue live. Ma che chat di stronzi. Che stronzi. Chat di stronzi, bro. Di palestra, sì. Che poi in realtà è un bel gioco, perché le cose anche ce l'ha da fare. Il problema è che le devi fare in quel gioco. Esatto, anche. Perché tipo ha un sacco di missioncine, ma cioè, ci sono, sì, anche le avventure. Sì, perché poi hanno messo la roba di Jack Sparrow, cioè sì, però... Ho messo la roba di Monkey Island. Sì, c'è la roba di Monkey Island. Peccato che lo mettono in sotto. Esatto, me lo mettono, l'avessero messo in un qualsiasi altro, in Pirate Simulator da 2,99€, cazzo, lo compravo. E invece no, mi sa. Ancora commissario, grazie. Ah, guarda qua quante belle alghette. Che poi ritende scherzando. Quanto è carino sto giochino. Questo non è brutto. Se non si bugga, vediamo. Ah, oh, siamo arrivati. Ora... Siamo già arrivati dove eravamo l'altra sera in 4 ore. È vero. Fino a mezz'ora, sangue, tutti sudati. E qua abbiamo già fatto. Vabbè, questa è una veteran run. Lo possiamo scrivere anche nel titolo, eh. Veteran. Allora. Okay. Ah, dobbiamo fare un altro workbench perché bisognava fare la pozza quella. Aspetta che ce l'ho nella sacchetta. Ah, ok, guarda, se vieni a buttarmelo giù qui. Vai, arrivo a buttartelo, eh. No. Un secondo. Arrivo, eh. Arrivo. Ah, ma io sono il verde. Niente. Arrivo, Sam, e tu vai. Un bello, ho trovato una panca. Ma lascia perdere la panca, vieni. Mi dovete tenere con le manine, mi sperdo. Oh no, aspetta. Ti vedo, a destra, a destra. Sì, l'ho visto, sei dritto. Nuk, sì. È un gran peccato quel gioco, lo dirò sempre. Vai, piazzalo giù. Ok. Allora. Scusa, era per farti lavorare meglio. Che paura di merda! Stavo tutto concentrato a capire come cazzo ti fa, che paura. Bastardo. Ho perso tutti i chili in eccesso che ho. No, non devo fare quella blu. Hai blu shard per caso? Forse erano queste. Blu shard no, ma si possono andare a prendere. Non erano queste le blu shard? Eh sì, esatto, sì, le possiamo prendere. Ok. Sto vedendo un po' una roba perché forse posso fare una cosa incredibile. No, questo è un blu crystal. No, a me sono le blu shard. Faccio. Adesso sono tutto più forte del mondo, ho fatto una cazzata. Sam, guarda qua che cosa ho in mano. Cos'è? Una spada. Aia! Quanto fa? Dammi una swingata. Ci provo, eh? 5. Minchia, lascia 4. Ma che inculata, ma scusa, ci volevano 52 pezzi, ma perché mi picchi? Aspetta, forse nell'albero che c'è la merda blu, magari questo che lo dà? Ma stronzo. E no, io volevo picchiare l'albero, non volevo picchiare te. Sì, mi hai mirato proprio. Ma no. Sì, blue shard. No. Che cazzo butto? Butto sto blue fire shard. Golem stone, ho trovato se vuoi. No, gli alberi, ci sono degli alberi che hanno la cazzima blu sotto. Ok, li vedo, ok, ne ho visto uno lì giù. Andiamo a prenderlo. Ma dove vai se la banana non se vai? Non so perché ce l'ho in testa. Ma perché blu crystal? Volevo le blu shard io. Aspetta. Vediamo se è questo. Blu green, no, niente. Ma non è che bisogna prendere il cristallo e picchiarlo e ti dà le shard? E beh, è molto probabile, no, che funzioni così, esattamente come l'altro, come quello lì giallo. No.
No, aspetta, non ci vado, vediamo. Ma sta roba non me la ricordo. Magari rompendolo, shard e frammento. Eh sì, ci provo, eh. Rompo, rompo, rompo i coglioni, rompo. No. Abbiamo preso il bambù. Blue crystal. E come cazzo... Non mi ricordo questa cosa qua, io onestamente. Però le pozze blu le avevo fatte, mi ricordo. Aspetta, aspetta un po'. Fammi vedere qua. Effettivamente sì, lui... Ah, sai chi ce le aveva date? I gormiti. Ah, forse dobbiamo picchiare i gormiti blu. Non è che posso... Mi sa di sì. Picchiamo i gormiti blu, chat. Sì, ok, minchia, anche perché io non ho... Non ho spazio nell'inventario, cazzo. Ah, ma aspetta un po', che è sta pietra? Ovviamente non abbiamo roba. I gormiti del mare. Io non parlo con gli NPC che hanno le quest, così non mi rompo, eh. C'è un... Lino? Sì? Vieni qui. Ciao? Lino, quest'albero si è mosso. Come si è mosso? Vedi che c'è la terra? Qui? Sono sicurissimo che quest'albero si è mosso da qui a qui. Cioè, ma mi sei fatti i tromboidi? No, 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 stai lì e guardalo. Non smettere di guardarlo, eh. Adesso noi, fino alle 6, guarderemo quest'albero. Assolutamente. Ok, questo mi ha dato un'altra missione. Cosa ci era in quei blue crystal? Si è fatto di stucco facente, probabile. Una bellissima live, beh. No, 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 non smettere di guardarlo. Si è mosso lì, no. Ma che si è mosso? Ma che si è mosso? No, non adesso. Prima, vedi che c'era la sbubba, adesso non c'è più? Vedi che c'era il... Come il serbra. Chat, glielo dite anche voi che non sono pazzo? Mandatemi la clip, qualcuno faccia la clip. C'è un maiale. Andiamo a cercare i gormiti, va, questi si drogano. Allora. I gormiti non ci sono. La mia chat dice che si è mosso, vedi? Non mi fido. Ok, ho trovato le blue shard. Mi fiderò delle clip. Oddio, c'è un signore che mi attacca. Proviamo la nostra spada suprema. Ma l'ho shottato. Povero Cristo. Ma mi dispiace. Cambia il titolo in guardando alberi. C'è un gioco che si chiama Tree Simulator, dove letteralmente sei un albero. Jack Rock Simulator. Deve essere bellissimo. Allora, aspetta un po'. Ciao maialini. A quanti shard siamo? Io a zero buono. Perché ho fatto la pozza ma si è buggata. Che scazzo sei lì? L'ho tirata ma non ha funzionato. Come? Si è buggata. Me ne servono altri 4. Gormitoni. Ecco, ne ho trovato uno blu. Ah, questi mi sfondano di mazzate però. Arrivo Lino. Infatti mi sa che mi faccio la cartella. Ricordati che con Q dai calci, eh. Picchialo. Sì. Li ho trovate. Quante ne Ciao, hai? Ciao tastone. Una. Ne servono altre. Ben sì. Ne troveremo. Ah, gli alberi quando te ne danno due, eh. Fatto di nuovo. Successo, eh? Non vi preoccupate. Ok, quindi anche gli alberi continuano a dare. Ogni tanto possono darle. Ok, ci proviamo. E quelli blu sì. Ti prego. C'è un gormitone che mi tira i sassi e mi fa malissimo, cazzo. Ok, mi ha dato una shard. Ok, allora se ne hai due tu e due io, incontriamoci. Ok, incontriamoci. Dove ci vediamo? Al Kabur. Esatto. Qui c'è la baracca di uno dei mob, quelli col cannone. L'ho ucciso. Bravo. Come stai, Sasso? Prendo la pupù. Ok. Importante. Ciao Lollone. Cazzo, ho messo troppo fuoco, porca puttana. No, di nuovo. Non ci ho pensato. Ah, però guarda, più fuoco, più velocemente fa. Sì, mi sa di sì.
Sì, comunque sta. In ogni caso da poco food, cioè io mi ricordo che dava tipo 35 di vite e 35 di food, adesso da 8 di food cotto. Secondo me hanno abbassato qualcosina, non saprei dire. Come stai, Lollone? Comunque tieni. Aspetta che finisco di cucinare qua e poi ti lascio okay. Qua almeno ti fai la tua. Tino, tu stai lontano dal fuoco, me lo vedo io, lontanissimo. Aspettando le vacanze, bravi. Pure io mi sa che mi farò un po' di vacanzine, chat, mi prendo una pausetta a fine luglio. Ok, me ne date le cose? No, no, ti stavo aspettando che fossi pronto. No, Mirko, no, no, no. Ecco. Tu, Sam, ti prendi una pausina o ti fai tutti i mesi? Non credo, non lo so, devo vedere, ma... Ciao, Larona. Allora. Andiamo. Dove vai? Sto cercando il workbench qua. Ok, allora rifacciamo la pozza, chat. Dove stava il workbench? Qua, 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 okay, sono io? No, le porto su TikTok okay. Perché è casino dopo, capì? Ah, vuba! Oh, vai! Mi rimetto qua grazie, sopra bravo. Perché prima me l'ho messo sotto. Vadi, vadi! Og. Champagne! Fa vedere la sete, sta roba che tu non hai idea. Ma tu vedi l'acqua? Sì. Come sì? Sì, c'è l'acqua. Ah no, vedi, allora è buggato solo per me. Io non la vedo. Come non vedi l'acqua? Eh no, io vedo la... No, non... per me la pozione non ha funzionato. Per me ha funzionato. E in caso come faccio a farla funzionare? Vedo se ci riesco. Aspetta, proviamo a parlare col tipo. Vediamo quindi se ci dice qualcosa. Baby, non sarebbe una brutta idea. Ciao Raffone, buonasera. Come si utilizza l'acqua? Non c'ho l'acqua. Credo abbia tolto la schiuma. Forse togliendo la schiuma non la vedi? No. Ciao Renzo, un bacione. No, mission complete. Ok. Ci parlo pure io. Allora, okay. M. Allora abbiamo Titan Gate Ruins che dice: Chris è il meeting del senso del nearby. Insomma, le torri per godere. Ok. Power of the Chris solva puzzle in the ruins. Ok, ma dobbiamo fare quello del puzzle. Grazie ancora. Ma il puzzle era questo. No, praticamente no, ma si deve attivare una luce che arriva dall'altra parte. Ma guarda, fermati, guarda, fermo lì. Ma come fai? Scusami. Aspetta, dammi la discesa. Vado, Lino. Sì. Vado. Vai. Come fai? Basta che ti hai pigiata lei. Ma è vero. Ma perché? Che gioco di fango. Oh cazzo. Sto anche dei topi. Allora, no, Sam, non è fatto l'enigma. Perché io ricordo che attivavamo una sorta di luce. Ma mi pare che io dovessi mettere. Scusami, l'enigma era solo mettere l'acqua, no, chat? Oh, ma non è. Non mi ricordo. Mo' in questo momento, sincero, non mi ricordo. 30 di cibo. Sì. No, il cazzo, quale 30 di cibo? Sete? No, gamberone. Secondo me il problema è che a me non fa vedere l'acqua. Vuoi provare il start up? Tu dici proviamo. Salviamo. Dai, va bene, salva anche tu, salvo io. Dai. E io ci metto salviamo un po' di più. È vero che sembra un boccione di sapone quel coso, Mirko. Tra tutte le bottiglie che poteva comprarmi, ha comprato sasso. Dello shampoo, non capisco. Devo uscire, dimmi tu. E tu quando vuoi, sì, io intanto sto salvando, da me ci metti un po' di più a salvare perché salva il mondo. Salva la C-Lidl, salva il mondo. Esatto. Un eroe vero. Mamma mia, blu è vero però. Tra l'altro è chiamato mondo non buggato. Ma non è vero, sei buggato. Non puoi farci niente. Percepisco un nuovo strano tipo con questi ricaricamenti, ma non capisci com'è possibile che non riusciamo a trovare un gioco che non sia un problema. Porca troia, è incredibile. Ma uno normale, no? Non esiste. Sono i giochi dove c'è la sabbia. Sono i giochi dove c'è la sabbia. Che non... sulla neve. Esatto, o gioco solo sull'erba. Icarus, no, giochiamo, Maron.
Icarus è figo, però cioè, non è molto fino a se stesso Icarus. Minchia, un po' di legno. Mi aveva divertito, giochiamo a Rust, easy. A Rust? Mamma mia, io ci stavo pensando in queste settimane di rigiocarci. No, basta Rust. Anche quello però purtroppo è un gioco effettivamente molto fine a se stesso, cioè che fai, mazzi cristiani o ti fai ammazzare, non è che puoi fare. No, beh, il gioco è adesso, vabbè, è tanto cambiato, però era... io ci ho giocato mica tanto. Tanto Rust. Ciao Joke. Si dovrebbe trovare un gioco corpo, ma vero, cioè che funzioni e che non sia sviluppato da Antonio e da Francesco. Esatto, Icarus con l'orso stuccato nella porta, è vero. Ha sempre fatto le mani tipo poker. Dai, mentre sto salvando, che non posso muovermi, c'è un mob che mi sta picchiando e mi sta per uccidere. Non posso salvare, sta salvando, ma si è buggato il save. Ho fatto alt F4. Speriamo in Dio. Prossimo mese top su Baldur's Gate 3. Bestia, però, se quel gioco. È veloce. Ci facciamo 200 ore di coop. Figa, ti conosco meglio di me stesso dopo 200 ore. Beh, in realtà potrebbe essere un ottimo modo per fare un podcast, però con sotto un gioco, no? Tipo su TikTok vanno un sacco questi video dove sotto c'è il gameplay di GTA, sì, ma nel mentre parlano di cose completamente diverse. Sì, sì, sì. Ma roba. E facciamo così: e giochiamo Baldur's Gate, ma ci proviamo gli argomenti tipo cosa ne pensi di Raft? No, Raft giocato e stragiocato io. Ciao Barb. A parte quello, poi pure quello è un po'. Vai, c'è un gioco con dialoghi infiniti e ti saltiamo. Ma i Vinzoli su quel gioco lì hanno avuto la fantastica idea di mettere che tu puoi avere il romance con un orso. Sì. Cioè puoi letteralmente strombazzarti un orso in quel gioco. E penso che sarà il mio gioco preferito. Ah, ok. Allora, ricreo la stanza. Lino. Non è quello, però. Ok. Password pollo. Ah. Pollo. Però ho scritto... Ragazzi, Lino scritto grande piccolo e poi pollo scritto grande piccolo. Perché mi devi distruggere la vita? Il primo Lino e il primo pollo sono in capsulo, che secondo sono piccoli. Quindi pollo. Ok. E Lino e pollo. Perfetto. Vai, ci sto. Lino un pollo. Oh. Ah, ecco di qua. Non è un orso, è una druida. Ascolta, me sta cosa qui dei binari, non binari, non me ne frega un cazzo, hai capito? È un orso. Non me ne frega niente di come si sente quell'orso, è un orso. Però è un bell'orso. Ma Grounded. Ah, Grounded sarebbe magari da riprovare in coop, in solo faceva cagare. Allora, pure io l'ho provato in realtà in coppa. Da quel che ricordavo, l'unica cosa che ricordo è che è molto farmoso. Sì, era tanto da farmare. Okay. Io ho giocato la beta, sembrava bellissima, poi la release mi ha un po' deluso. Da vedere. Ora voglio il limo trepolino. No. Ma perché sono in mezzo all'acqua? Sam, perché mi sparano? Aiuto! Sam, apri la mappa, guarda dove sono! Qualcuno chiami la polizia del dolore! Ma perché anch'io sono in mezzo all'acqua? Orca miseria, ma che cazzo? Stai morendo, non l'avevo notato! Anchor Lagoon. Vabbè, io prendo la barchetta e vediamo dove mi porta. Sì, ma pure io chiamo la barca. Esatto, a noi non importa se è una druida, lui si è fatto un orso. Non è che ha caricato il mondo buggato? No, l'ho cancellato l'altro. Sì, infatti. È cancellato. Ragazzi, dobbiamo muovere. Veloci. Che cazzo. Vai, Anchor. Dove devo andare? Ad Anchor o a Calm? A me me ne dava solo uno, quindi sono andato ad Anchor. Okay, secondo me forse io ero quasi arrivato a Calm, sai? No, sì, raga, adesso dobbiamo fare il viaggio due volte. No. No, perché dovevamo andare dall'altra parte? No, secondo me io ero arrivato. C'è un modo di uscire dalla nave?
Ok. Noi ce la faremo. Oggi completeremo questo gioco. Guardate nel menu, raga, quando sei seduto dentro la barca. Sei in barca, Tulino? Sì. Apri il menu e guarda il tuo PG. È tristissimo. Ma chi me l'ha fatto fare di vivere in questa vita? Please, don't open any doors. No, no. Ma sì, abbiamo sbagliato strada, ma dobbiamo ritornare indietro. No, ti prego, resta qui. Arrivo, giuro. Non sapete le orse il sabato sera dopo 10 gin tonic, esatto. Allora, qui io credo di essere tornato. Ma sei tu? Sì, sì. Fermo, fermo. Ma è la prima isola, dobbiamo andare sull'altra noi. Questo stava a dire, infatti, dobbiamo andare sull'altra. Solo che a me non me la dava l'altra. Su sigaretta in mano, no, no. Calm corner. Ok. Sì, 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 sì. Ogni volta che prendi il viaggio, che quindi è un po' lunghetto e ci vuole tempo, tira fulla. Guarda è che siamo vicini adesso. Ma che fica, facciamo la gara? Minchia, sono più avanti io, guarda. No, io mi vedo più avanti. Ma che cazzo dici, perché sei un egocentrico? No, no, ti giuro. Chat, guardate, sono chiaramente avanti io. Chat, aspetta, aspetta che mi stai per prendere, eh. Aspetta un po'. Aspetta un po'. Anzi, io vedo che sei laggando e vai sempre più indietro. No, però mi stai per prendere, eh? Ma cosa? Che sono, ma ti sto tamponando io ora. Ma siamo con... Oh, cazzo! Apri il menu, Sam! Mi sei entrato... Apri il menu! Oh, cazzo. Apri il menu? No, il menu ti è tutto... No, da me è tutto a posto. Non ci... No, io non ti vedo. Sei andato adesso, sei tornato. No. Che cazzo. Io non ti vedo. Chi è davanti? Io. Però vedete come inzacchera. Guardate che movimento strano che fa. Sono tornato per i 2:22 con la tier 2. Grazie di cuore. Un bacio. Tranquillo, tranquillissimo. Ciao Spiba. Sì, figo, lo so. Mo è l'estate. Divertitevi, divertitevi. Non vi preoccupate. Non vi ho messo già nel libro dei cattivi, ma divertitevi, non vi preoccupate. C'è ancora. Ciao Raffa. Oh Raffa, quando scendo giù a Napoli ci dobbiamo fare qualche hurl insieme, poi organizziamo qualcosa. Siamo assistiti a una rarissima danza di accoppiamento delle barche, sì. Vedi che sono arrivato prima io? Sono già giù. Ma mi faccia il piacere, mi faccia il va piacere. Va bene, chi arriva prima arriva vince. Ma già hai vinto, sei partito un anno prima. Sai perché? Perché sono arrivato prima e quindi sono potuto partire prima. Ah, Dio mio. Ma quindi dici che la roba che abbiamo fatto non c'è più? Scopriamolo. Perché non ne ho la minima idea. Proviamo allora, sta roba. Era sopra di qui. No, se troviamo un gormitone lo uccidiamo. Sì, uccidiamo i gormitoni. Tutti, tutti. Faccio gli alberi blu io. Ok. Gli uccidi granchione. No, ma come inventari full? Oddio, sono pieno di merda, letteralmente. Butta la pupù. Ok, allora ho due shard. Ma squittisce. Ma scusate. Chi? Ma il granchio stava squittendo. Ma che cazzo dici? No raga, mi drogo o effettivamente mi sono cagato addosso.com. Sì, ma stava facendo squeaky squeaky il granchio o sono drogato? Squeaky sì. Squeaky che cazzo è? Come top, ma squeaky squeak. Ma fa squit, non squeak. Vabbè, quello. Ma che cazzo è, minchia. Ma perché? È il bella Dani. Del granchio. Io non credo. E squeak. Credo. Squeak squeak. Ma allora guarda, e comunque penso che non faccia nemmeno squeak squeak il topo. E che fa? Ma non lo so, mi metto un suono di un topo, non lo so. Ma squeak squeak, il tipico suono del topo. È squid. No, chat.
beh, rappresentato come Squid Squid, ma non è, beh, ovvio, sia quello, capito? Beh, come quando esplode una bomba, non è che fa capow. Effettivamente. Vabbè, però fa boom. Ok. No, non ho bottiglia. C'è una bottiglia? Aspetta un po'. No. No, non ce l'ho. Comunque dipende, Hexagram, da che... Quando è stata l'ultima volta che sei venuto in live? Perché mo sto in Veneto da un mese. E... domani facciamo la live d'arte, bla bla bla. Settimana prossima facciamo un po' di IRL. Quindi direi sì, c'è un po' di roba in ballo. Allora, concentrati. Ti servono delle shard? No, ne le ho... shard le ho prese. Mi serve una bottiglia per fare la pozza. Una bottiglia per fare la pozza, ok. Ne ho trovato un milione per terra di bottiglie prima. Ah, non le ho trovate, Sam, la bottiglia, la mia bottiglia. Ok. Eccoti qua. La mia piccola bottiglia. Fermo un po' ma di... Ma me l'hai rotta! Tu l'ho rotta! E l'hai buttata! Ma per terra te l'ho messa! C'è un pollo che cova. Le shard. No, le shard sono a posto, cioè nemmeno, ne ho trovate 4. Se si bugga ancora impazzisco, te lo dico, eh. Si bugga ancora Minecraft, guarda. Ti può fare in coop? Sì, certo. Effettivamente io ieri stavo pensando, no? Che io non ho mai finito Minecraft. Cioè non ho nemmeno forse mai iniziato. Sono sempre durato 2 minuti. Ciao, Eno. Allora, ok. Come stai? Vieni qui con me. Non serve nemmeno avere il server. Ci sono tanti modi per farlo in coop. Sto arrivando. Aspetta, c'è un gormitone. Aspetta, vado. Ok, io l'acqua la vedo. Ma che cazzo? Tu? No, aspetta. Perché non la vedi? Allora. Ocean Detail, Ocean Foam on. No, allora, aspetta un secondo. Allora, noi abbiamo riempito l'acqua. Io non la vedo. Oggi giochiamo con Go Easy Twitch. Allora, qualcuno si ricorda che cosa abbiamo fatto l'altra volta in modo da capire se stiamo facendo bene oppure no? Esatto, qualcuno si ricorda se abbiamo fatto altro? Perché Titan Gate Ruins. Vedi che io ho 2 missioni. Dice missione completata una. Non lo so, mi sta dando 12 milioni di quest. Sto tipo, non so. E pigliamo, no? Che abbiamo fatto? Hai visto il Titan Gate? È molto fit in the kernel somewhere. Ok. Specie parlo pure io. Chris. Ciao ragazzi, welcome. Ah, noi abbiamo Relic in Keys. Activate the power of the ruins with a Titan Relic. Bravo, ecco quello che dobbiamo. E la Titan Relic non l'andavamo a prendere da quel bastardo di titano gigante? No, è quella dove eravamo andati a nuoto. Dove eri andato tu a nuoto? No. Qui sull'isola c'è un titano grande con sotto una X dove dovevamo scavare e prendere una roba. Non credo che sia lui. No, ma pare che era proprio questa. No, Sam, vieni qua. Ma dove dovevamo prendere? Qui sulla rovina. Eh no, vedi, a me non me lo faceva fare. Non te lo faceva fare? Eh no. Ok. No, buonasera. Ok, ma tra un po' si ferma e a posto. C'è il signore qua che è cattivo. Dai chat che forse ce la facciamo. Gli faccio uno, quindi non è cosa proprio ad attaccarlo. Secondo voi chat riusciremo a fare la barca in questa live? Io non, allora, ci credo. Ok, questo coso punta di là. Vuol dire che di là c'è la chiave? Vuol dire che lì giù dobbiamo andarci con la barca. Non so se ti ricordi. Ok, e per fare la barca dobbiamo riparlare. Ma dobbiamo riparlare con qualcuno. Ok, provo. Vedi, c'è una nuova missione, mi sa. Activate the power ruins with a Titan Relic. Che è quello che hai appena fatto, credo. Ma pare di sì. Parliamo con qualcuno. Ciao, postino. Andiamo a parlare con qualcuno. Però com'è possibile che questo gioco è fatto così col buco del culo? Cioè, ma devo essere un ingegnere sociale per capire questo gioco. To feed the king, insomma, light being in the room, what happens, it's so amazing, ok. Cioè, che cazzo, si capisce niente.
ok, adesso finalmente ci dice che dobbiamo partire per le Cage Ruins. Ok. Build a boat, then say to the canal, let me know. Ok. Ma come si builda la come boat? Si buildava la boat? Ma non mi ricordo. Però se noti, Anchor Lagoon ci dice, ok, Chris ha detto di incontrarlo da su... Cioè, ce l'hai ancora Titan Gate Ruins? Sì. Secondo me dobbiamo incontrare Chris su quell'isola. Ma non è questo Chris? No. Sì, hai ragione, effettivamente. Non ci dovrebbe dare lui, quindi? Oh no, ci serve un esperto di questo gioco. Di nuovo, ragazzi, siamo di nuovo bloccati nello stesso posto di prima. No, No, Sam. No, allora no. È buggato, regà. No, ci deve essere un esperto che ne sa di sta roba qua, ne sono sicuro. Ci stanno a prendere l'altra volta non avevate la quest. No, la quest era la stessa che avevamo adesso. È letteralmente la stessa roba che abbiamo fatto l'altra volta, questa. È la stessa, regà. Cioè, no. Non può essersi ribuggato esattamente alla stessa maniera. Non può esistere una roba del genere, illegale. E a meno che proprio non funziona. Cioè, mi pare strano, però. Cioè, l'avrebbero fixato, cazzo. Allora, leggiamo un secondo meglio. Bevo un secondo. Sì. Chris, want me to... No. Sì? E come va? Ragazzi, in chat mia, vi prego, come si fanno le barche? Sì, non avevate modo di costruire le barche. E ok, perché ora ce l'abbiamo? No. Andiamo a parlare con tutti i signori. Con il legno. Oh, cazzo. Ok, non sono ingegnere. Ma che sei cazzo? Morto? No, per me è arrivato 150 di danno. Ma che cazzo? Sì, tornare su Don't Starve come? Però magari mo che fa meno caldo, raga, perché è un gioco molto complesso dove devi utilizzare... Secondo un cervello. Ciao Barb, ciao Jack. Allora, ma cosa sono tutte queste esplosioni? Metti una trave una vicino all'altra e speri nel meglio. Non è questo il consiglio che cercavo. Allora, vediamo un attimo al workbench se spiega come fare una barca. Allora, c'è il Titan Firework, Demolition Hammer, Repair Hammer. E vabbè, mi ha fatto saltare in aria il workbench. Pezzo di culo, come? Allora io sto andando secondo verso quella casa verde. Magari l'eremita ce lo spiega, boh. Te lo butta l'eremita. Ah, equipment, weapons, tools, contraccettivi. Vai, comprali. Boat dock. Allora, per fare il dock della nave, sai che secondo me dobbiamo iniziare a fare il dock prima, Sam. Servono 30 plank e 24 chiodi. E come si fa questa roba? Allora, avrebbe senso, perché prima di fare una barca ti serve un porticciolo, sennò che fai? Esatto. Proviamoci. Il problema è che... Obiettivo della live, farei il porto. Allora. Non ti vedo convinto, se. Un sito che spiega come fare una barca, ma dici che servono almeno sui 300, sui 30k. Ma perché io vi leggo ancora? Maledetti. Questo vendi il sapone, questo. Ma chi? L'eremita. Sai che forse quei mob che esplodono escono dalle piante, quelle blu? Allora. Cioè, il discorso chat è che io... No, niente, sì. Sì, vedi, spawna dalla pianta blu. Ma Titan, a me mi è appena uscita una nuova missione. Un'altra. Che si chiama Titan Cage Conch, ma non l'avevamo fatta? L'eremita dice che c'è una ruin segreta che mi porterà direttamente... Cioè, che porterà attraverso le Titan Cage Conch. Ma che cazzo... No, la Titan Conch. La Conch è la conchiglia, eh. Ah, e infatti è spawnato. È appena spawnato quel titano grande che ti dissi. Sì. Che appunto dove sta lui. Ah, c'è un Titan posto Cage Conch potrebbe essere quello che avevamo fatto l'altra volta, dai. Esatto. Ma gabbia. Non servirà anche questa da. E devi fare la raffineria per fare il dock, lo so anch'io. Il problema è che per fare la raffineria
servono la stone, l'iron, dove la prendo quella roba? Cioè, se io dal workbench non posso fare fottutamente un piccone, iron hammer, can damage graystone, ok. Benvenuta. Allora, ma chiedo seriamente. Aspetta. Golem stone, hai mai trovato la golem stone tu? Sì, certo, dovrei anche avercela. Vieni alla casa del tipo. Devo un secondo uccidere, devo riprendermi la roba. Perché mi ha ucciso quel tirano bastardo gigante. Ma c'è qualcosa che non stiamo capendo. Forse sto capendo tutto. Spiegami, ti prego. Non lo so, vediamo. Ora vediamo di uccidere sto coso. Ciao, Rava. Allora, vengo verso di te. Vai, mi fido. Anche perché ci sarà il video di uno che crea una cazzo di barca su questo gioco. Ma giusto per capire. Ciao di Tonzo. Quando una isola dove costruiamo una barca si potrebbe effettivamente fare, sarebbe molto bello. Ciao, ne possiamo fare una dove rubiamo una barca. Rubarla no, però farla sì. Ciao amica, come stai? In cosa consiste questo gioco? Allora, ci sono dei titani giganti in questo gioco e dobbiamo trovare un modo per ucciderli. E non è per nulla facile. No, questo mi ha dato una yellow shard e basta. Una golem stone. Guarda l'albero che si muove. Sembra. Dove sei, Lino? Sono qui. Ok, dammi la golem stone. Okay. Eccoti qua. Ne ho ben tre. Ok. Perché mi fai male? Perché sto caterando. Caterando. La mia vita mi cateri. Allora, ecco. Quindi. Allora fammi capire che stai a fare. Vediamo. No, non è questo. Sì, 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 golem sì, sì. Stone si chiama, come? Okay. Sam si è fatto di sigariformi, ma si è fatto un'arma. Aspetta. Ho capito tutto. Prendo un'arma e a boffo di massaggio. No, dai, vedi cosa ho fatto, guarda. A chi t'ambiva. Vieni a vedere. Così puoi rompere le rocce. E una per me non esce. Vedi, iron. È vero. Vai, bravo. tu raccogli. Io raccoglio e faccio un munnozzaro. Ah, questo non possiamo ancora. Cazzo, stiamo a fare. Vai. E non ho slot io. Vai, raccolgo tutto. Faccio il portaborse. Ma chi è che sta... Che messaggio lunghissimo è? Non riesco a leggere. Ok, oh, ma quel cazzo di robo verde, ma proprio a casa nostra deve stare. Ciao, Matt. E lascialo stare, non ho capito. Ma che fastidio ti dà? Ma è agro. Chi? Ciao, Roxon. Ah, questo io l'avevo ucciso con l'acqua, mi pare. Non era col fuoco? Col fuoco? No, con l'acqua, mi sembra. Che con l'acqua è diventato piccolo. Non riesco a leggerlo quel messaggio, è troppo lungo. Ciao Roxy. Allora, lo porto giù e lo lascio giù. Vediamo se entra in acqua. Secondo me se entra in acqua diventa piccolo. Guarda come spammano adesso sempre tutti lo stesso messaggio. Non lo leggo, è troppo lungo. Arriva, vediamo se worka. Sì. Ok, però... No, è morto. Ma no, come? È stato inghiottito dal mare. Si fottesse. Allora adesso tu vieni qui. Sam, quell'altra quest che abbiamo. Aspetta, no, lascia perdere le quest. Allora, adesso tu. Che giocate? Ottima domanda. Greystone ce l'hai? Greystone. No. Non è quella che hai preso? No, redstone, iron e red. Ok, allora vediamo. Con la redstone cosa cazzo puoi fare? Su Minecraft. Ah, già puoi fare fire pit. Con okay. 4 di redstone, almeno ci facciamo il fuoco. Tu dici, ce lo facciamo? Vai, fallo. Ok. Il problema, chat, è che noi dovremmo... Aspetta, hai dei seagrass? I chi? I seagrass. Sì, certo, ne ho 7, tieni. Maledetti pazzi. Ok, piglia sta roba qui che ho droppato io. Ok. Ho i blue crystals. Che cazzo può fare? Un martello, ce lo chiamiamo in testa.
Possiamo fare le bombe dell'acqua. Bah. Vediamo un po'. Ma ti sei fatto una torcetta? Ah no, è un'ascia. Oh mio Dio, i frame. Sam, non costruire mai più nella mia vita! I frame. Ok. Ma uno era. Ok, allora servono i Seagrass per fare la casa. Tu mettici sopra fuocherello. Il disegno del timone, ma io non so dove prenderlo. Ravanè, no, guardate prendi? Il coso verde che è tornato, è ancora lì che tenta di nuotare. Cioè, noi non riusciamo a trovare il disegno del tremaone. Del? Del tremaone. Cos'è il tremaone? Un tremaone. Cos'è? Lo scemo in bugliese. Ah. Ok. Secondo me c'è qualcosa... Pinch concia. Allora, basta con questa concia. Allora, fai il fuocherello fuori dalla casa, però. Vabbè, certo. Adesso che arrivo io, basta. Cioè, ma non penso ci riuscire. Com'è che si accendeva effettivamente il fuoco? Con gli stick va bene, secondo voi? No, mettici i tronchi. Gli stick durano un nanosecondo. E chi ce l'ha i tronchi? Andiamo a prendere i tronchis. Ok. È Valheim, ma brutto. No, non è Valheim, però sai che a me guarda, Valheim ieri sera stavo provando un gioco che era carino, non mi ricordo come si chiama. È arrivato uno e mi fai la brutta versione di Scorn. Come fai a concepire una frase del genere? What? Come fa a esistere una brutta versione di un cesso? Non lo so. Ho trovato del sapone al posto del... Perché? Ah, è vero, Cotone, hai ragione. Oddio, in che senso brutta? Che gioco stavi giocando? Senti, non mi ricordo, ma era bello, fidati. No, sì, ma per paragonarlo a Scorn doveva essere una cosa di strano. Ma manco tanto. Allora, ma che fame questi tronchetti. Mi sembrano i panzarottini che ti mangi in pizzeria. Adesso li voglio. Mannaggia. Si vede che non sto mangiando frittura, da quando sto qua. Allora, Lino, aspetta, sono pieno di Rustel. Dammi l'iron. Dammi l'iron. Arrivo. Pirip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 i
No, il non ho spazio. Sta facendo male, lo so. Ok, allora ti do il martello, quello primo, che io ho fatto quello Tier 2, magari ti può servire. Ok. E teoricamente con quello Tier 2 ora dovrei poter prendere questa. Bello, cioè per picchi le rocce. Vedi che è la Greystone. E io picchio pure, ti do una mano. No, quello non lo puoi rompere tu con quel martello, no, lì, tu puoi rompere gli altri. Ok, con la Greystone. Un po' di fritto lo sto mangiando, però molto meno. Okay. Possiamo fare la refinery. Ci serve l'hardwood. Hai visto? Wood, non c'è. Abbiamo solo il softwood. Perché sto perdendo lì? Sì. No, ce l'ho l'hardwood, ce l'ho. Ciao, Sla. Dove l'hai trovato? Picchiando gli alberi. Ce l'hai 5? Ma non esagerare, ne ho 3. Dove l'hai trovato? Scusami, hai picchiato alberi particolari. No, ma che dico, ne ho 7, andiamo. Dammelo. Comunque basta picchiare questi alberi, se mi vuoi dare una mano. Ma no, questi danno il softwood. Non credo, da hardwood questo. Da soft e hard, capito? Ah, ok. Ok, ce li ho 5 hardwood. Vabbè, lo rompo altro, che sarebbe meglio. Fatto sta che ci manca il tremoun. Adesso arriva. Sì. Come no. Allora, però se riusciamo a fare la barca, sono l'uomo più felice del mondo. Allora. Ah, vedi. Ok, da qui possiamo... Sento proprio come un... come si chiamano? No, quei marinai del legno. Come si chiamano? I... Marilegni. No, i... quelli che tagliano gli alberi. Come si chiamano? I falegnami. Ma sto morendo di sete. È vero. Aspetta, ti butto un po' di sudore, bevi. No, non hai roba da bere? No, da bere merda. No. I'm sorry. Ok. Carpentiere per le barche, esatto. I giulari, non penso. Qui non ci sono i cocchi, cazzo. Ok, c'è un po' di legno. Vabbè, non serve, mettiamo in legno. Ah, hai fatto la refinery. Yeah. Ah, ma tu vedi un po'. Lega per costruire la bella. Dovete andare nella sezione. No, lo sappiamo, Giorgio, questo sì. Il problema è dove trovare... Cioè, Giorgio, a noi serve capire chi ci dà il blueprint del tremone, del timone. Ma non c'è nessun blueprint del timone. Adesso ti faccio vedere io. Sto buildando... Sarebbe un sacco di fake news. Cosa ti serve, Sam? L'acqua.
effettivamente vai. Ah, ma cazzo, qua non troviamo acqua, mi sa. Ma scusami, che fai? Muori di sete? Ho come l'impressione di sì, perché qui non ci sono alberi da cocco, almeno qui. Vado alla ricerca perché tra poco siete anche io, eh. Ok. Minchia, ma sto inventario di merda sempre pieno, però che palle. Ma dai, si capisce il marinaio del legno che il falegname, dai. Qualcuno mi ha appena sparato. Eh no, qua non c'è acqua, cazzo. Ma pure io sto a secco. Come facciamo? Forse possiamo berci l'acqua che no, c'è. No, le qui. Berries non danno acqua. Perché qui c'è tipo un laghettino. Prova a vedere se ti fa bere. Marinai dell'acqua, no, quelli non... No, qua ci sono solo pini, cazzo. No, non mi fa bere, non so. Come faccio? Ma l'altro giorno non abbiamo mai avuto problemi di sete? Ma perché avranno abbassato le stats, queste cose qua, eh. Ciao, Mar. Sto pensando, Nisba. Non si può craftare nel bag. Se non sbaglio, queste esplodevano con dell'acqua, dicono bene. Water gel. Il water gel lo posso bere? Sì, ok, Sam. Dammelo. Ok, te lo rompo. Dov'è? Sono... come te le spiego? Dei carciofini. Ah, ho capito, sì. Ok? Sì. Ma le rompo un po' perché servono, da. Sono dei carciofini, li rompe e tirano l'acqua. È vero, che devono water gel. Ok. Ok, farei buttare un po' di minnezza. Niente, non ce n'è di qui. Vabbè, questo è un tesoro. I carciofi di mare, praticamente un carciofo di mare, sì. Butterei qualcosa, perché sono molto full. Diamoci some pike grass. Ma butto sta bubù. Common treasure, no. Tu sei un carciofo di mare. Ok. Allora, cos'altro ti serviva che lo inizio a fare? Oh cazzo, aspetta che mi sta picchiando un... Chi ti sta picchiando? Un gormite enorme. Basta, maledetti gormiti. Maledetti loro! Acqua. Più acqua. No, cioè, se fosse... Vabbè, vedremo. Ciao, io gioco, buonasera. Buonasera. Non ci facciamo la testa. Stanno pure le gallinelle, quando sono belle. Sì, ma basta, inventory full, impazzisco. E prova a craftartene uno più grande se ci riesci. Una bella gallinella da allevare la vorrei proprio. No, io sto prendendo un botto di iron, ho trovato un punto dove ce n'è un po'. Buono. Andando qua. Che mi serve? Mangiamo. Che paura di me. Allora. Ditemi se si sentono suoni strani nel microfono, che in caso chiudo. Perché inizia a fare un po' calduccio e ho aumentato la velocità della ventolina. Quel coso si sta grattando il culo. È casa mia? Sento uno che parla? Si sente la voce di un napoletano. Grazie. Allora. Il casino dovrebbe essere qua sopra, tipo. Io. Non ho capito cosa hai detto, nemmeno. Ah, vabbè, perfetto, siamo proprio rovinati. Ti inizio a fare il wood plank? No, prova a vedere se puoi fare una cassa in qualche modo, così mettiamo giù la roba. La cassa in realtà si potrebbe poter fare. Wood serve un po' di seagrass. Ce l'ho io, guarda. No, l'ho buttato. L'ho buttato perché non sapevo più dove cazzo è. Che cazzo ti sei messo in testa? Nel seagrass. Ti sei messo un cappellino. Ma andiamo a prendere il seagrass. Poi dici che non ci sta la roba. Bello, però lo voglio. Ah, il fire pit l'hai fatto, vero? Sì. Dov'è? Ah, ok, lì. Ma mezz'ora per trovare questo seagrass qua. Ehi, si chiama così, non lo sto inventando. Ah, la forge, tre graystone, un fire... Ah, serve un altro fire pit? Ma non si dice grass, si dice sei curvi. Ah, la roba la butto qua per terra per adesso.
Arrivo, con il mio grass. Beh, prendiamone un po' di più perché veramente... Oddio, ma sto diventando piccolo! Allora... Lasciami stare, coniglio! 3 graystone. La graystone la davano questi? La graystone... Sì, ok. Hai stato sicuro di grossi. Ci siamo, chat, stiamo facendo progress. Ma non è vero. Ok, io prendo il seagrass, è importante, è importante. Devo farmi il cappellino. No, non per il cappellino. È importante la moda. Non bisogna mai abbandonarla, anche durante queste situazioni. Ok. Perfetto, guarda che roba. Però, sai che cosa? È che all'improvviso, mentre un gioco normale può essere che ti dà questa botta di crafting senza dirti niente. Beh, per questo mi secondo me sì, secondo me è giusto. Beh, la comandante... Alla fine, capito? Vabbè, faccio la cassa, la vuoi ancora? Sì, sì, sì. Ok. Anche perché mettila dentro casa, tipo in un angolo qui... Perché abbiamo una casa? Ah. Le foundation, poi mettiamo, i muri. Occhio a non far esplodere qua. Dimmi che è grande. Ah. Vabbè, dai, non è piccolissima. Allora, Lino, guarda ste luci. Se arrivano le devi spadare prima che esplodano, se no fanno saltare in aria la casa. Lo vedo io. Lo vedo io. Anch'io ho il cappello adesso. Ok. Ora sì che sono alla moda. Ok. E mo? E mo? Parts. Vabbè, ci deve fare sta roba qua. Ok. Sono pronto a qualcosa. Ok. Oh no! Ora noi dobbiamo fare... Ma proprio qui dobbiamo farlo. Che cazzo vuole? Che cosa? Ma i topi! Farai esplodere la casa 100-100. Non sarà metti colpa la mia! Metti la roba qua dentro nella cesta. Tutta la roba che c'è per terra qui. Buttala nella cesta. La roba che c'è qui. E non vedo niente. Non ma come non vedi niente? Accendi il fuoco! Bravo, l'ho fatto io. Aspetta, lo accendo io. No, non ho più legna, l'ho buttata. Un po' di legnetto io. Ok, aspetta. Vai. Io dove vedo? Ecco qua, metto il soft però. No! Figa. Ma io sto mettendo il fuoco nell'acqua, cioè gli alberi del fuoco. Vabbè. Ok, ma non ce ne mettere così tanti, figa che crei l'inferno, cioè. Allora, qui, ora li vedi? Mettili nella cesta. Mettili nella cesta. Dove stanno? Cazzo, spiego. Ma ti ho anche detto, se vedi le luci, ittale, perché sennò ci demoliscono casa. Sì, sì, Sam, vai tranquillo. Mi sa che finirà esattamente così. Andate via! No! Oh. Ecco, sono morto. Come sei morto? Sì. No, loro sono morti. Io, è impossibile che muoia. Dino... Ma vedi, guardia, sono sti alberi. Sono gli alberi che gli alberi le evocano. Sì, devi spaccare gli alberi blu. Ah, pezzi di culo. Sfonda, sfonda. Se tu li spacchi non escono più. Ce ne sono altri? Sì, sì, sì. Non vedi quanti ne stanno spawnando? Che cazzo. Ma solo di notte mi auguro che sia così. Sì. Dobbiamo trovare un posto senza alberi. Ma non lo sapevamo. Giustamente, dobbiamo capire. Spacca di Nino. Li uccisi. Ah, gli alberi proprio, tu dici di romperli? Si rigenerano giustamente. Pure tieni ragione. Pure già hai ragione. Ho pensato non si rigenerassero più. E invece no. Ci vogliono far soffrire. Scommettete che muoio per colpa di un topo? Ok, teoricamente. Dovremmo essere safe ora. No, qua davanti, anche dall'altra parte. Oh! Questo ucciso, ucciso, ucciso. Dove sta qualche altro alberio? E di qui dall'altra parte. Ok, arrivo. Io spero una gallina. La gallina è aggressiva, eh. Scherzo. Ok. Guarda che si muovono, guarda che si muovono. Mamma mia, avete visto chat l'albero che si muoveva? Guardalo, guardalo là, guarda che cammina. Sì, sì, sì. È vero, confermo la droga. Ecco qua. Basta, alberi, per favore, date via. Sta evolvendo in una maniera strana questo gioco. Non lo so, la natura ci vuole uccidere però. Ti sei perso, Fresco? Stiamo cercando di fare la barca.
perché dobbiamo capire se è veramente buggato o cosa. Ok. E l'unica cosa che ci viene in mente per fare una barca è giustamente di creare una sorta di porticciolo. Bella Olaf. Allora vediamo. Vedremo se è così. Per fare. Allora servono 30 in wood plank, ok. Sono pieno di alberi. E i nails. I nails si fanno qui. Devo stiamo visti. Distruggendo sta roba perché sennò arrivano i mostri e ci uccidono. Cazzo, ne è arrivata un'altra di luce? Vabbè, basta. Vabbè, ma guarda gli alberi che minchia ci entrano in casa praticamente. Ah, vabbè, questi qua si distruggiamolo. Sì, ma non possiamo metterci a battere la foresta intera. Sì, ma perché vedi che si spostano, guarda. Non so, inizio quasi a crederti anche. Ma non vedi che stanno tutti, cioè non li vedi che puntano tutti a casa nostra? Anche questo è vero. Bah. Ma ti credo a tratti. Ok, mettiamo sta roba qui dentro. Vabbè, mettiamo il sapone che non ci serve. Allora, mettiamo il topo. Blue Crystal Gel lo mettiamo qui. Bravo, Lino. Graystorm la tengo. Hardwood. Ah, dove che devo le wood plank. Per fare le plank servono. Ok, le wood plank si fanno con l'hardwood. Invece... Ok, ce ne 24 dentro. Di plank? No, di hard, sto di hardwood. Ok, aspetta che lo prendo. Lasciami la cassa. Un secondo. Ok, vai. Ah, vedi ma se riesce. Riusciamo a fare un altro paio di casse? Ah no, ma non è piena. Troppo. No, ma ci sta. Che dobbiamo fare tutta sta roba? I pazzi vanno assecondati, sempre. Sempre. Ok, vabbè, ci ho messo dentro un po' di roba, è quasi piena, mo. Ok. Ok, ho preso l'hardwood. Che ci hai messo? Fammi vedere. Minnezza ci hai messo dentro. Ma che minnetta, tutta roba che serve, oh. La treasure map, il bambù. C'era il... Te lo mangi. Tienile che magari serve la treasure map, ma magari anche il bambù. C'era il tree sap da qualche parte. Il tree? Sap. Ah, il tree sap. Ce ne stanno 17, 24. Fammelo prendere. Ok. Drogato. Ecco qua. Allora, vediamo. Stiamo progredendo lì, non so, per fare il porto, eh. Ma non ci credo, però vai, vai. Ok. Ma tu non hai buttato nessun mai. Ma non serve, non serve. Dai, sì. Vieni, vai, Nino, vieni, vieni con me, vieni con me. Cosa altro serve? Andiamo! Madonna, se non è così. Easy. Fammi vedere. Ho fatto tutta la sua. Fammi vedere cosa c'è dentro al tavolo. fatti tuoi. Allora c'è l'Explorer. Ok, quindi mi stai dicendo che. Ah, ci sono. Allora, aspetta, ci sono tre tipi di barche. Hai una piccola. C'è, ci sono le Titan. Ma se no c'è l'Explorer. Ah, no, aspetta, però. Le baliste. Che costa poco. Locomotion. Che è che mi ha fatto. Ciao Lisona, tutto bene? Tu come stai? Only player built bot can be edited. Si può... No, le puoi customizzare! Ma la smetti di picchiarmi! Adesso sai come vivo! Allora, fai una... sono angry! Fai una roba. Vai, dimmi tutto! Sono pronto! Secondo me Explorer va benissimo. Serve 18. Una barca. Allora, chat, scrivete nel chat che mi scordo: 24 plank, 18 seagrass, 6 trisap e 16 nails. Aspetta, ma che si inventa le cose? Beh. No, la mia chat è. Iniziano a battere gli alberi. Topo, no, dammi una mano. Fai 18 seagrass, per favore. Faccio i sigari. Segnato. Sì. Cioè, eliminato tutto. Mentre spiegava così. Bla bla bla. Ma come 24-18? Ma dovevi scrivere cosa, amico? Non è che se mi scrivi i numeri mi ricordo. Sei veramente un imbecille. Adesso non te lo ripeto, Ramingo. Vai indietro e ti guardi il VOD. Oddio, 9 tartarughe. Poggers 24 wolf. Vabbè. Ah, che bastardi. Oddio mio. Allora, il Sipaz. Ciccio, ciocco. Quanti nails erano? Ti ringrazio di cuore. Chi?
Allora, sei ancora giù tu? Sì, sì. Guardami la prima barca, quante plank servono e quanti chiodi. Sto prendendo seagrass. Ma vado a vedere. Grazie ancora. 16 nails. Ok, e quante plank? Aspetta, ma vado. Ok. La prima barca? Sì. 24 plank e 16 nails. Quelli, ok, ok. Poi il resto qua... ce l'abbiamo, non ti preoccupare. Il seagrass e poi qual era l'ultima? Il tricep. Il tricep, sì sì, tutto a posto, ho tutto già. Allora, e arrivo lì, dammi il seagrass. Ci serve del cibo? Hai del cibo? Ho dei topi. No, fatteli in culo i topi. Vieni qui, dammi il coso. Ma dei topini, ma gli butti topo addosso. Aspetta. Ci sono i mushroom effettivamente da mangiare. Ah, Nils Lidholm, ma chi è questa gente che nomina? Federico, dove sei, Sam? Al dock. Aspetta che mi mangio i funghi. Mangia, mangia. Ma non mi picchiare! Amica di picchio, sto uccidendo l'erba. Avete sentito, chat? Odio i vegani e le foreste. Mi dai sto seafood, il seashell? Vabbè, quella merda. Vabbè, sushi. Ecco, tieni. Prego. No, sono pieno. Zoccole. Ciao Isaac. Dove ho già visto questo gioco? Lo vorrei... Che c'è, Sam? Niente, non mi ci sta nell'inventario. Prendi quello che è avanzato. Che è avanzato? Ah, io non c'ho spazio neanche io, Sam. Guarda, wow! Guarda che roba. Che schifo questa barca sembra una melanzana. Probabilmente da Karim, immagino. Allora, all'inventario, quindi possiamo mettere dentro la roba. Ok. Mi hanno annullato un ordine di Amazon. Perché? No, il costume da limone. No. Ti sì, avevo comprato un costume Sam da limone. Ha detto Sam. Il commercialista che devo smettere di donare. Chi ha ragione? È luglio, pur di fare qualche sub, capito? C'hai ragione, sì, effettivamente. C'ho il pad che si chiama limone. Ah, tu dici per la lore. No, no, Red, il commercialista dice cazzate. Ascolta il tuo io interiore. Lo devo ricomprare. Oh no. Allora, Lino. Prostituzione, bro. Ragazzi, meno uno. Dai, dimmi, Sam. Come tolgo? No, mettetele, amici. So thirsty. E basta, sembra chiagnere se ne fa. Ah, i maiali qui danno 4 di carne. Ok, serve carne per curarsi qui. Ok, quindi vuoi sterminare gli animali. Ok. Allora, danno anche le ossa. Allora. E questo ti dà 35 sia che lo mangi sia che... Ok. Cioè nel senso sia che lo cuoci sia che no. No, non un costume da linone, un costume da limone. Ok. Ok. Allora, quindi Lino. Oh. Possiamo salpare, credo. Vai. Io sto uccidendo i funghi e i maialoni. Allora, io farei un repair hammer. Ok. Per vedere come funziona. Nessuno va da nessuna parte, stupidi. Ok. Ciao Valona. Passa una bella giornata. Nathan, vedi che ritorna con l'anno. Lui sì che ne sa a pacchi. Grazie, Nathan. Ok, sto riparando casa che stava esplodendo. Ma tanto mo salpiamo. Andiamo via, lontano da questo mondo crudele. Però vedete che non è fatto male, chat. Ma quindi mi stai a dire che non era buggato niente? Cioè, ci hanno preso per il culo. Non ci deve dare niente nessuno. Non ci doveva dare. No, era solo che... C'era da capire bene sta cosa. Vabbè, ma lo sappiamo, dai. Allora. Questo è l'importante. Ci tiriamo questo cinghialotto. Allora, fammi vedere una roba prima di partire. Non è vero. Vediamo un po' se c'è. Ho 16 funghi. I topi direi che li buttiamo. Allora. Buttiamo, questo lo buttiamo. Tu che sei il maestro del legno. Hai del softwood? Sì, uno. Figa, dove è finito tutto il softwood? Non è vero, ne ho 16. Dimmi tutto. Me lo porti? Sì, sì. Però mi sa che ne serve di più. Beh, a parte che di alberi... Di alberi ne abbiamo tagliati 1.000.000, basta spaccarli. No. A parte che, scusami, può mai essere che non c'era nulla nella cassa? Par strano. No, di legno soft no. Mi sa che, vabbè, mica ho craftato il mondo.
Io manco guardavo cosa usavo, pigliavo le stacche di roba e... Sperperare, cioè, figa, sei entrato veramente come, come buttarsi in mezzo a una rissa. Cioè, oh, io voglio tutti i numeri, oh, ma butto a mezzo. Belli questi numeri, potevo vederli salire. Ciao, Deca, un bacio. Rinnovo dopo che mi hanno clonato la carta di credito e rubato 600 euro. Cioè, avete visto, chat, che utenza che ha lui? Rinnovo dopo che mi hanno minchia da me, se mi hanno rubato 600 euro. Non è un problema se la gente invece che su Barretelli dà a me i soldi. Da me fanno così, ma... cazzo. Vabbè, c'hanno ragione, in un certo senso. Sti stronzi. Hai risolto però, Dega? Minchia, 600 sono un fottio. Mi spiace, bello mio. Facciamo, ma mo ti prendo a morsi la testa. Mi hanno rubato il Prime, esatto. Uno streamer mi ha rubato il Prime. Esatto, questi streamer di merda. Esatto. Ok, vabbè, ce l'ho del Wood. Ne ho 26 ora. Te ne serve ancora? Ok. Beh. No, 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 teoricamente mi dovrebbe bastare. Ma vedi un po' come... Buttiamo sti topi che ce l'ho sempre appresso. Ah. Ma vediamo un po' se possiamo fare un... Meno... Dove sei? Qui. Ciao! Vai, dammi il legno. Aspetta che ti do... Arrivo. Aspetta, ti do quello hard io in modo che... No, Roberto. Come? Terribile come cosa, non si fanno questo. Tieni, ecco qua. Raccogli questo. Questo? Ok, grazie per il legno, molto gentile. Bello, sono un LOL. Vediamo un pochettino che cosa riusciamo a fare in questi 3 FPS ogni 7 giorni. Allora, perché vorrei pomparmi un po', cioè mi sento debole. Di cuore? No, mi sento un personaggio piccolo, mi sento. Vorrei tanto la Bone Armor. Sam, dimmi che è un cocco. No, sono... Ah, non ero stuccato. Sei tu che mi rompevi il cazzo. No, cocchi non ne ho. Ma come io che ti rompevi il cazzo? No, è perché eri... Guarda che roba. Sei un debole, però alla prossima possiamo farla. Effettivamente, Sam, ma che stiamo a famo? Che stai facendo? Sto facendo la casa. Facendo la casa. Guarda, ma non dobbiamo salpare. E tra poco salpiamo. Però almeno sistemiamo qui, perché non so come funziona. Magari salpiamo, torniamo, i mob ce l'hanno fatto esplodere. Gli facciamo i muri almeno. Ma tu vedi un po'. Cocco bello. Tu fammi legna, please. Mi serve un botto di legna. Vai, faccio la legna. Pipiri. Però almeno prima che ci salutiamo dobbiamo salpare sulla nave, eh? Dobbiamo vedere il futuro. Allora. Cazzo, mi serve altro Seagrass. Ce l'hai? Allora, io ce l'ho, però dandoti il Seagrass non mi posso più fare la... Tieni, dai. La cosa? L'armatura. Prendi, te l'ho posato qui per terra. No, guarda, poverino, come sei girato male. Arrivo. No, stavo tentando di uccidere il maiale con il martello per riparare, poverino, stava soffrendo e basta. Botte. Ho un martello di gomma, lo stai picchiando. Praticamente sì, 25 Seagrass, okay? Ok. Allora, ti aiuto a tagliare la legna. Grazie, gentile, eh. Ok, ora se la fa lui l'armatura. Sai che risale, guarda. Lo riporto per davvero, giuro. Mi impegno per riportarlo. Allora, aspetta. Sono che voglio quella cazzo di armatura e non riesco a prendere. Allora, mettiamo giù... Due. No, altri sap è inutile metterlo giù perché tanto nell'ulti un milione gaterando i legnetti li metto giù. Sono fuels. A poco da temere anche se ti impegni. Beh, ok, ho messo giù un po' di stone a caso. Bravo, non ci sta più spazio. Guarda, adesso qui. Te ne faccio una. No, non ho gli stick. Guarda, se pigli. Aspetta. Quanti stick servono? Aspetta. Dove sono? No, buttameli che c'ho i Seagrass io, perché servono pure i Seagrass. Pure! Guarda, mi sta rubando l'inventario, non c'ho più niente. Aspetta, guarda cosa ti faccio un regalo, Lino, eh. Tutto per te. Sì. Però devi andare a prendere dei Seagrass poi. No, vado, va bene. No, aspetta, però ti faccio vedere il regalo. Sì, vai, che posso. Volevi vedere il tuo futuro? Sì. Eccolo qua. Una cassa da morto, eh. Eccoli qui. Bello. Sei felice? Insomma, poteva andare grazie. Peggio. Bellissimo. Ma è finita la legna, Lino? Stai tagliando la legna? Sto
ma non fai mai un cazzo, ogni volta che mi giro non stai facendo un cazzo. La Reggio di Caserta sta facendo, sta costruendo qua. E che cazzo ti devo dire, ogni robo costa 12 trilioni di legna. Fa vedere che ti piace, giusto, più entusiasmo. Wow! Ma perché da solo hardwood, raga? Voglio il softwood io. Ormai sei indostato. Allora, proviamo tutto. Guarda qui. Ma guarda qui. Qua ci vorrebbe quasi una musichetta, una bella tamburriata sotto, eh. È un'ottima musica da falegname. Ci vuole Irma. Mi sa che ci vuole, eh. Mi sa che ci vuole. Sto morendo di fame. Capita. E signorine caporeghino. No. Non quella proprio. Ok, mi sono mangiato tutti i funghi. Da marinaio, cazzo, del legno. Occhio. Bravo. Che se arrivano le lucine, eh. Oh, non ti dimenticherò stasera. Quindi 3, 4 foundation. Ok. Io continuo a rompere. Non ho paura del buio. Tums, tums. Ma tu vedi un po'. Ok. Devo vedere se li trovo al supermercato questi crocchettini, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falegname nell'acqua. Falegname nell'acqua. Serve altra roba? Sto arrivando, eh. Serve infinita legna, ma proprio infinita. I crocchettini, ti. I crocchettini di patate. Allora, vedi che la sto mettendo anche nell'altra cassa. Perché non c'è, okay, più spazio. Hardwood 38, softwood 16. Ok. Allora, tre metalinge che si facevano di qui, mi pare. Crocchetti. Crocchettine. Tu sei un crocchettino. Oh! Ma sì, ancora. Mannaggia la miseria, man. This one arriva. Perché hai messo giù i topi? Ti ho beccato. Ma ci sono anche nel reparto rosticceria. Sì, 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 è vero, no? Li vendono anche qua, eh. Questo è vero. Ok, sì. Mi raccomando, chiudi la porta. Hai messo la porta? Sì. L'hai lasciato fuori, eh? Allora. Niente, Mirko, non deve essere piacevolissima come giornata. Ma proprio per niente. I topi nel reparto rossicceria. No, intendevamo le crocchette di patate. No, no, no. I topi in rossicceria, evitiamo di metterli. Cioè, un muro costa 8 di legna. Ma siamo matti? Vabbè, mica è tanto. Sto portando un'infinità di legno. Ma quale infinità? Non stai facendo un cazzo. Non stai facendo. Non sto facendo niente. Porca puttana. Mi sto facendo i muscoli. Sono diventato Arnold. Ok, confermo, ma che non è vero? Pezzi di culo. Quanto softwood hai messo giù? Io sono tutto duro, non ho più soft. Poco in realtà, 16 di soft. Vedi che non stai facendo un cazzo. Ma ti ho appena usato 95 di durezza. Ma quelli sono dentro la prima e non mi serve quello duro. E quello ci sta. Ok, Lino, non posso essere d'accordo con te. Contro la mia etica, viva, viva. 95 di durezza. E non c'è il morbido, c'è solo il durio. Il legno durian. Come dobbiamo, come facciamo ad ammollare il legno? Mettilo a bagnomaria. Arrivo, arrivo, arrivo. Sto morendo di disperazione e fame. Cazzo, a me serve. Tu acqua ne hai, il gel quello buono? Sì, sì. Vedi, l'ho pure da bere. E ha pure da ridire. Io l'ho da bere, da mangiare. Lascio la colazione. Guarda come si abbuffa. Tre. È perché mi sono rotti i coglioni. Ogni 5 secondi c'ha un problema alla prostata, questo. No, ancora. Ce l'hai del Seagrass? No, però c'ho una foglia insalata. Andare a fare il Seagrass. Sì, non ti merita, divorzi. Ne serve un po'. Mi serve l'acqua. Guarda che ha fatto. Dammi da bere. Ma l'ho bevuto io. No, tutta. No, no.
e sto cercando di capire come passartela, perché giuro che non me la fa passare. Buttala per terra. Vai, ce l'ho fatta. Grazie. Bella casa. Il tetto non si può fare. Il tetto, sì, poi vediamo. Guarda cosa ho fatto anche. Che fatto? Ah, guarda che qui puoi cuocere quattro cose insieme. Guarda che roba OP. Beh, ciao Irone. Ma che bel posticino, bello romantico. Non ci mettere più legna, eh? No. Ah, mica, così vai a manetta, vedi, cucinare poi una cazzata. Avete chiesto il permesso al comune? Zitto. Come si è preso solo 10 di legno molle? Guarda quanto cristalli che ci sono. OP sta roba. Tra poco si parte. Ok. Si sta lasciando la casa solo per lui. Sì. Arrivederci. Ok, allora sei andato a prendere il Seagrass. Non è possibile, Lino, che però ti chiedo di fare una cosa e tu vai a fare altro. Ma ti ho chiesto il Seagrass. Il che? Il Seagrass. Cioè adesso tu sei andato a convivere. Non è che se lei ti dice vai al supermercato e compra la pasta e tu torni col riso, lei è felice. No, non lo sa, non mi ci manda. Non ti ci manda? Ma ti affanculo, ma non mi ci manda. Allora vado. Il Seagrass. Io dormo in barca. Ma appena arriviamo in barca, dormo. Andiamo a prendere un po' di grasso. Oddio, ma ce l'ho in testa. No, la devo mettere, chat. Devo mettere sta canzone. Non ce la fa. Ciao, Marti. Ma tu vedi un po'. L'hai preso Seagrass? Ci lo sto prendendo. Perché io non lo trovo? L'ho preso tutto io. Cerca meglio, se cerchi meglio lo trovo. Sto uccidendo i topi, io. Vabbè, utile, ma perfetto. Così abbiamo la carne. Sì, di topo. Cioè, dopo tutto quello che sto facendo in lavoro mi devo mangiare i topi. Dopo ma tutto. Minimo voglio un bisteccone. Bisteccone di... topo. Esatto. Chat, vi ricordo, domani live breve, eh. Ok. Non venite alle 10 che non ci sto. L'altro giorno mi hanno girato uno screenshot di uno che ha scritto maratona 4 ore. Oh, ho capito. Ok, non so chi sia. Maratona 4 ore. Però lo sai che, cioè, se minchia, se uno è abituato effettivamente a fare tipo un'ora di live. Ma per carità del signore, 4 ore sono un'infinità. Ma quando finisce proprio? Cioè che tipo dopo un'ora e mezza si dica guardi l'orologio, sì, di Windows. come nelle 24 ore, che dopo la 19ª ora inizia a dire minchia, dai, ne mancano solo 5. Eh sì. Maratona speedrun. Ma perché, ragazzi, se uno non è abituato ad orari lunghi, veramente, tipo, già pure una 12 ore ti sembra infinita. Minchia. Soprattutto con sto caldo qua. No, ma io non lo sento la fatica, eh. La sento se mi rompe il cazzo quello che sto facendo. Cioè, sembra una cazzata per dire LOL. Okay. LOL, tu mi fai fare 24 ore di LOL e le faccio senza problemi. E non è che vado matto per LOL, eh? Ma perché almeno c'è del gioco, c'ho sempre da fare. Sì, ti mangia assolutamente tutto. Esatto. Tutto il tempo. Se invece minchia mi devi da fare una 24 ore su Final Fantasy 16, ti dico, guarda, piuttosto... Figa, piuttosto veramente faccio 12 ore in ginocchio sulle noci rotte. Dipende effettivamente molto dal gioco che fai, eh. Effettivamente sì, perché se il gioco ti costringe a parlare, a non stare mai zitto, perché è un gioco del cazzo dove non c'è niente da vedere e te lo devi inventare tu il contenuto, dopo 3-4 ore sei morto per te. Ma il problema non è neanche quello, perché il contenuto ti dici vabbè, minchia, me lo creo anche, me lo... cioè il problema non è parlare dopo X ore. Il problema è proprio che fa talmente schifo che non hai niente da dire. Cioè che l'unica cosa che vorresti dire è ti prego basta. Certo. No, io dopo 8 ore inizio a rincoglionirmi, eh. Sì? Sì. Ma non è che, cioè, che mi sento stanco di quello che sto facendo, ma proprio che mi sento rincoglionito. Già normalmente lo sono, però inizio a parlare peggio di come parlo. Le mie 24 ore, cioè quando arrivo la mattina sono devastato. Sì? Sono un NPC che parla al contrario, eh. Ah, no, io quello no.
La chat non può, chat, non potete lamentarvi di quello, anche se c'ho la mia tenera età. Cavallo gol, sì, in una delle ultime 24 ore volevo dire vai cavallo, vai, ho detto vai cavallo gol, ed è rimasta impressa come frase lì, abbiamo capito, basta, vai cavallo gol. Cioè, mischio le parole tutto. Che cazzo, allora ho preso il qua, che cos'è qua sta roba, il Seagrass, ok. Ah, no, non lo appoggio per terra, ciao Lu, buonasera. Ma mi ha chiuso fuori veramente, ok. Ok, beh, quello era giusto per provare a vedere com'era. Ciao Masti. Ah, poi guarda cosa ci abbiamo fuori casa, vieni qui. Quando vuoi uscire che non sai cosa fare, ti metti qua sopra e fai wow, me ne vado. Esatto. Ma è una feature del gioco, sì. Sì, sì, è una feature. Cioè, e non vedi come si mette bene indietro e cammina sul, cioè, striscia sul tallone. È carina come cosina. Vai. Allora, la casa l'abbiamo fatto, i tavoli ce li abbiamo. Possiamo fare adesso, fammi posare un po' la minnezza, deve mangiare, ah mamma, insopportabile questo personaggio. Allora io direi prima di partire di farci delle armi, per dire. Non è una brutta idea, no, questo me lo tengo, questo roboso. Tipo se vuoi guarda ti faccio, guarda cosa ti ho fatto. Vabbè, io l'arma ce l'ho in realtà, no, ti ho fatto un Iron Sword. Ah. Ok. Ah, bestia. Questa è bella, Se no, tu dove hai visto? Ah, l'armatura è quella qui, c'è la Bone Armor, la Bamboo. Io direi di fare la Bamboo A, perché Locked? Ah, dobbiamo fare prima la Bone Armor. Se non crafto la Bone Armor non posso, perché secondo me Johnny conviene fare l'Iron Armor. Perché è più facile fare l'Iron del resto. Credo credo che basti. Allora, hai delle ossa? Sì. Scusami, Sam. Per provare la spada stavo sfondando la cazzo. No. Allora, ho delle ossa. Addosso ne ho 15, però... Ok, dammi le ossa. Sono pochissime. No, dammele, va bene. Ne sono 10, okay. Mi pare. Devo vedere se me lo sblocco. Cioè, più che altro devo vedere se lo sblocco anche a te. Mi hai lasciato con gli 11? Perché sennò mi sa che poi finisce che solo uno dei due può craftare. Hai dei Seagrass? E dei cocchi? No, uno, un cocco. Cazzo, serve un cocco in più. Lo so che serve un cocco in più, ma purtroppo no. Cioè, dobbiamo fare... I Seagrass me ne sono rubati dalla cesta. Okay. Se servono altri Seagrass li vado a fare, no problem. No, servirebbero i cocchi, cazzo. No, i cocchi qua non ci stanno proprio, cioè, quindi non ci possiamo fare niente. E non possiamo fare la Bone Armor, spada, quindi? La ce la dobbiamo fare in giro, mi sa. Tocca. Ma tu sicuro che qui... no, è vero, effettivamente qua non... No, di cocchi non c'è proprio l'albero. E allora facciamo una roba. Fare. Allora, vai. Prendiamo la barca. Mm-hmm. E andiamo. Vai, sono d'accordo. Però, sono contento che abbiamo comunque sbloccato... Certo, quando dice abbiamo intende hai. Allora, prima di tutto mi hai fatto lavorare che mamma mia, eh. Esatto, cioè, hai fatto una maratona a gatterare qua in 15 minuti. Per me è tantissimo cattivare 10 minuti. Ma hai fatto? Alt F4. Dai, vieni. I giochi quando mi chiedono 4 cose uguali, io chiudo. Vai. No, come. Ok, squid up your ball. Capture the wind by turning your sail. Ok, quindi bisogna. Ah, ok, in base al vento. Allora, fermo. Dov'è che dobbiamo andare dove punta il laser? Esattamente sì. Segui il laser. Quindi devi girare al contrario. Figa, siamo tutto contro vento. Sam, c'è il signore, Vabbè, dici che ti aggra. Salva. No, mi hai fatto fare. Che puttanata che mi hai fatto fare, Lino. Che puttanata. Che ho fatto? Adesso io sto salvando e non mi posso muovere con la barca. Ma perché pure tua? Ma perché tu mi hai detto una cosa e io l'ho fatta. Di solito quando gioco con le persone dicono cose intelligenti. Ma non ci ho pensato che ti bloccavi 40 anni. Mannaia. Però prima di partire è meglio salvare, perché se si rompe la barca, capi? Vedi, sembra ad ascoltarlo. Vabbè, aspettiamo, tanto sta andando solo contro un muro, non ti preoccupare. Sam, ti prego, muoviti, ci saluti. Non è vero. Vabbè, con calma, non ti preoccupare. Allora, potresti provare a fare una cosa, prova a darmi un calcio e vedere se puoi guidare tu. Ok, ho salvato. Tranquillo, ma non bisogna agitarsi, ecco. Non mi ascoltare mai più.
Oh, cos'è quella roba lì? Cosa? È un mostro. Prendila, prendila. Un tesoro. E beh, vai un po' più avanti. Mi devi far fare i chilometri a piedi. Basta che ti vedo. Cazzo. Oh mio Dio. Dai che non ce l'ho il... Treasure Tail. Ah, un cannonball. Ah, fico. Ok. Ok. Dino impostore, ma non è vero. Ah, con Shift posso anche girare la vela velocemente. Figo. Stiamo attenti al signore. Che è proprio verso di lui, mi sa che dobbiamo andare. Ah, ma è OP. Qui puoi andare dove vuoi sempre con la vela. Perché guarda, c'è la vela che gira a 360. Buono. Cioè, praticamente non... Che bello. Siamo non in acqua. Non sei quasi mai con te. Che cazzo mi hai fatto zero? Cioè, fai talmente schifo che non riesci nemmeno a farmi danno. Solo la puzza dei piedi l'ho fatto sentire. Fa sentire l'aroma, poi basta. Ma vedi la luce del cazzino? No, è di lì! Sì. Di lì, Michelino, ma una cosa dietro. Dovevi fare, tenere la bussola! Dai! Che è... Aspetta, no, il cazzo, non si vede benissimo, però, sai? Dove è l'isola in cui dobbiamo andare? Ma il vento non è fatto molto bene sulla vela, però, cioè funziona al contrario? È meglio, meglio. Dritto, da gira a destra. Gira a destra. Di qua. Gira un altro po' a destra. La sto guardandolo da dietro. È praticamente... È questa davanti a noi, è questa davanti a noi. Posto, infatti, siamo arrivati, ho visto. Sei tu il vero nemico. Ma non è vero. Io sono una brava persona. Per giù. Non c'è cosa sono queste bollicine? È champagne. Dove stanno queste bollicine? E vedi le bollicine in acqua qua sotto di noi? Giuro di no. E qui c'è tipo l'acqua che bolle. Vai a vedere? Prova a buttarti, ma tanto non si può andare sotto. Ah, ok. No, è vero, lascia perdere. No. No, non credo. Non ci vado più. Sam? Dimmi. Ok, vai. C'è un tesoro, Lusca, no, ti prego, non nominatemi quel signore. Ah, vedi se riesci a prenderlo al volo. Ti metti tipo abbassato. Non c'è più, Non c'è più. Ma come? Ah, okay, davanti a noi? Mi si renderizzava male. Abbassati, prendilo al volo. Ma lo vedo io. No, non si può. Ok. Ah, buono. 68 di quelle cosine gialle. Della vita. Non mi fa più. Dai, nascondiamola. Nascondiamola, che sennò c'è il signore che la rompe. Piano piano. Vabbè, la lascio già parcheggiata per fugare. Ma come si mette? No, penso che se la lasci, non se ne va la barca. No, allora se non... Ah no, devi chiudere la vela. Tenendoti un lato indietro, chiudi la vela. E chiudendo la vela poi non se ne va. Se no, occhio, perché se scendi dalla barca e lasci la vela aperta se ne va, Ah, bene, perfetto. Ok, fammela prendere a me, almeno sblocchiamo la quest. Vai. E fu così che... Ok, abbiamo preso la Titan Cage Conch. E ora ce l'hai anche tu. Ok. Giusto? Esatto, è vero. Okay. Ma no, che progressione che stiamo a fare. Ma siamo arrivati dove siamo arrivati l'altro giorno, però adesso abbiamo fatto tutto bene. Abbiamo la barca, quindi siamo andati oltre i miei frame. Sì, grazie, lo so, non è un problema. Siamo molto, oggi su mio, molto oltre. Allora. Oh, già, siamo fichi. Allora. Abbiamo messo anche molto meno alla fine. 2 orette ci abbiamo messo per rifare il tutto. Quindi. Sì. Ma anche nel gioco, non ce l'ho. Ah sì, ci posso bere. Come si dice, alla fine l'altra sera, ripeto, era solo... Ci siamo fissati che era buggato. Quello è il problema. E non ci siamo messi con calma a vedere il cazzo era da fare. Vabbè, io la nave non la riporto al porto. Direi che facciamo prima andare a piedi. La droppiamo qui. Sì, tanto te lo dice, no? Dove hai lasciato la barca? Vediamo se c'è un'icona. Tabo, non l'avevo letto, se no l'avrei preso. Sono stupido. Aspetta un secondo. No, c'è un gormito. È un brutto posto questo. Ok. Mica rompono la nave questi fedenti. Mica, però lo sfondo con la spada, Beh, sì. La spada è bella forte. Che dolor. Ovviamente mi hanno stunnato. L'ho preso mezza volta. Ok, vediamo tutto. Ok. Allora, se prendiamo i polli vanno uccisi.
Sì. Perché danno le piume che ho visto che servono poi per fare le frezze. Quindi se vedi i polli, okay, va uccidili. Bene. Off, quello sempre. Oh, ho trovato un cocco. Sì. Un cocco nella botte. Che culo. Che cocco. Ce ne servono altri due, stiamo a posto. No, dammene uno. Uno solo me ne serve. Dammelo. Tieni. Ti te lo do, guarda. Sono una brava persona. Allora, maledetto, guarda. Non lo so, Lino. Secondo me ce la spaccano la barca. Vabbè, lo scopriamo, dai. Tanto non è che costa è tantissimo riparla. Sì, non è costato tantissimo con la barbona. Come si chiama? Ah, se siamo a casa e vediamo dei numeri in lontananza, iniziamo a correre. Ci possiamo iniziare a preoccupare. Iniziamo a correre, proviamo a salvarla. Let's go, let's go. Pappina, rubo. Cocco, bello. Uffi. No, abbiamo scelto il punto giusto per farla a casa, eh. Figa, con raggio così. Sulla montagna. Con raggio così la ritroviamo per forza. Questo è vero. Aspetta un secondo, voglio fottermi una cosa da questo signore. Fai quello che vuoi. Aspetta un po'. Avessi, mamma. Ma maledetto. Eccoci qua. Vedi, tipo quest'albero qui non c'era. Dici che spawnano? No, secondo me si ammalano, tipo, guarda, si stanno avvicinando a casa. Cioè, tipo come se fossero una sorta di parassiti che poi guidano. Sì, la vedo più come fuochi fatui della natura, cioè una roba un po' più... Spirituale, esatto, cioè tu li vedi come dei parassiti. Cioè fondamentalmente siamo noi che rompiamo il cazzo a loro. Ma no, Sam, che cosa bella che ho fatto. Poi vedrai quando vieni. Ne vado a prendere un altro, va? Dicevo, cioè, c'è un qualcosa di bello al cinema che ci vorrei proprio andare in questi minchia, giorni. Minchia, io non vado al cinema da una vita. Allora, vediamo. No, quindi qua dove sto ora, tra le poche cose che c'è, c'è questo centro commerciale che però ha il cinema con quelle sale super fiche dove ti puoi stendere. Devi andare a scopare. No, ma dormo, ci non vuole scopare, fa caldo. Però sai, lì ti stendi, proprio dormi praticamente. Barbie, aspetta, Lino, dimmi che è una seafood lì. Una sigaretta? No, un seagrass, uno. Sì, mo vediamo. Ma come mo vediamo? Dove sei? Ma non sto portando le luci, il futuro a casa sto portando. Ma che cazzo sei andato all'IKEA? Guarda qua. Dammi un seagrass, uno. Ecco. Ma che cazzo, che figata. L'hai vista? Me l'hai rubata i tipi? Sì. No, minchia, se ci beccano. Dammi il seagrass. Non ce l'ho. Dai, veramente non ce l'hai? Ok. No, non ce l'ho, giuro. C'è Mission Impossible. Oddio, Mission Impossible lo vedrei. Così, giusto per spegnere completamente il cervello e sentire pam 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 pam. Ok. Dead chicken, buttalo, fa bubù. No, tieni chicken. Magari resubano. Ah. Tieni tu. Io mi tengo i topi. Chat, da oggi voi siete i ratti. C'è Tom Cruise, è vero. Vado. Il ratto sono io, esatto, bravo. Sono veramente io. A chi è nato del rattuso? Ciao Michelone. Va bene. Accetti la sfida, ma bellissimo, Michele. Mandami sto video che sono... Io cerco sempre nuove reference per idee, quindi manda. Cosa devo fare? Ci sono, Lino! Sì! Allora, vieni qui, ti voglio sapere una cosa. Arrivo. Quando vuoi sapere le cose, non dandomi fido, te lo dico, però. Ah, vieni qua. Sentiamo. Dentro, clicca sullo zainetto nel workbench e vedi se ti fa craftare la bamboo armor oppure se ti dice che è loccata. Ok, dammi giusto un secondo. Guarda qua, ma si è craftato tutto. Guarda, chi dà viva. Oddio, però posso fare un cristallo repellente. No, dimmi solo la buon armor se puoi farla. Hai sbagliato tavolo, Lino. Sì, ma l'ho notato. Dico qua. Sì, posso farlo. Ok, allora pigliati la buon armor questa qui e mettitela. E tu? E io sto senza. No, mettitela tu. Ma va, no, vai tranquillo. Perché? Ma mettitela tu. Non rompere. Non ce la mette nessuno. Fammi entrare. Meno 450. Che cos'è stato? Eh? Ho visto meno 450. No, da dove?
non sembra dalla nave. Ah, ok. Non sembrava. Cioè, andiamo già da Mission Impossible, stanno rifacendo i tre signori degli anelli. Andiamo subito. Ma che stai dormendo? Sam, che stai facendo? Io non ti sto mettendo la cosa qui dentro, eh? Ma mettila! Ma mettila tu, ti sta meglio a te, non ti hai rotto il cazzo. Vai. Minchia, chat, adesso sai perché me lo sta facendo fare? Perché poi dice, vedi, lui c'ha l'armor. Ah, ovvio. se no, che scuse c'ho quando muoio? Mica sono fesso. Ok. Allora. Ste capocchie qua, le canno il ball. A posto. C'è Totore, bello Totore. Oggi mi sono bangato. Ma ragazzi, oh no, Sam, mi si è rotto il gioco. Cioè? Ah no, si è ripristinato. Ah no, il cazzo, non è che mi si è... Fermati un secondo. Ma quando... Ah, ma con la rotellina si è avvicinata la visuale. Eh sì. Io stavo giocando, sembrava di giocare a LOL da 30 metri. Allora stavo giocando un altro gioco, praticamente. Niente. Bello così. Ah, minchia, tra l'altro cura 60. Ok, se le cucine le bistecche curano anche di più, eh. Buongiorno, principi. Io che ne sapevo, scusa. 4:30. Non attaccavo che gioco sfizioso. Ah, no, tutto, guarda. Tutto, Gianni, se lo cucini è meglio. Anche le cozze, tutto quanto. Ok. Vabbè, intanto cucinare con quel robo lì è una cagata. Cioè, cucina veramente veloce. No, no, questo è popò. Questo è popò. Oh, no, ma allora prendiamo i Seagrass. Zitti. Allora, servirebbero dei cocchi ancora per fare ste cazzo di armor. Okay. Almeno ci facciamo le armor decenti. E poi quelle le armor, cioè no, i cocchi possiamo andarli a prendere nella prima isola. Là è pieno. E allora vado io a prendere i cocchi. E okay. Tu devi fare un pienone ma enorme, Lino. Sì. Enorme di Seagrass. Un miliardo. Ma grazie a Dio. Grazie a Dio non è il legno, è il mio peggior nemico. Un miliardo di Seagrass. Vai. L'isola piena di cox. Ma è pieno di pesci. Oh, prendi tutti i presi. Allora. Okay. Ma c'hai tutti i cristalli gialli? No, tutti. No, c'ho i miei. Ah, mi sa che ho preso anche i miei. 75. Eh no, sì. No. Ciao, squalo. No. Aspetta, no, vengo no, da te. Droppamene una cinquantina che faccio. Devo pagare avanti e indietro. Così rubagni tutti i miei averi. Ti porto questa anche vita un golem. Comunitaria qua. Vai, vieni. Il pollos. Ma no, che brutto suono. Come faccio a dropparne un po'? Non mi ricordo. Però... Forse cliccando una volta sola ne prendi uno alla volta. Non ricordo com'era. Scusa, piglia del... Poi quelli che non ti servono me li dai. Ehi, sono qui, non devi perdere. Sì, sì, li ho visti. Sono milioni. Ok. Me ne vado, addio. Fino a che ora lo devi fare? Che tanto sono libero fino alle 8, tranquillo. Non ho capito, scusa. Tu fino a che ora lo devi fare? Io fino alle 8 sono liberissimo. Allora, ma dai, fino alle 7 facciamo sicuro, dai. Okay. Adesso provo un attimo a vedere anche come... Perché stasera esco a cena, però non hanno detto ancora niente. Non hanno ancora. Stavo leggendo proprio poco fa la chat. Non hanno ancora deciso un orario. Ho capito. Ho capito. Verme. A chi? Ma sto prendendo il Seagrass. Allora, oh no. Anchor Lagoon, go. Mi vengono di dubbio. Questo non è Seagrass. Ah, tutte le erbette che c'è. E allora. Stavo prendendo anche un po' sulla terraferma. Mi sono confuso. I milanesi sono disorganizzati, certo. E mi sono confuso. Sto perdendo contro un granchio. E che c'è l'acqua. Eccoli qua. Che casino, bro. Che casino. Tanto roba ci dovremmo avere un gioco che non dura nemmeno tanto. C'è 30 un'ora, quindi a posto. Okay. Non lo so, giochi che non durano tanto di sto genere qui è dura, eh. No, con sto genere qua è impossibile. No, io dicevo per dopo nell'oretta che ci ho di stacco. Ah, ok. Allora, vedi, no, comunque allora, pescetti okay. No. Ma secondo voi, chat, se questa cazzo di torretta ci colpisce,
Ci spacca la nave? 100-100 dalla sponda. No, secondo me la barchetta quella che abbiamo noi sì. Però questa qui sottomarina sì. No. Ah no, questa qua no. Ma penso sia proprio letteralmente intangibile. Fatta apposta, capito? Anche perché tu non puoi contrattaccare, non puoi fare niente. Quindi che colpa ne hai? Esatto. Ma comunque volevo sapere a che ora ho pranzato oggi. 11.45. Che... peggio. Perché mi sto alzando presto. Alle 10:30. Come sì? Sì, non c'avevo niente da fare. Ho detto vabbè, mo pranzo. Ma scusami, non... ti sei alzato a che ora? Alle 8 e qualcosa. Hai fatto colazione? No, no, no. Ah, 8 no, e qualcosa no. E alle 10:30 hai pranzato. Pranzo, vai. E quindi cena tra un quarto d'ora? Cena? No, no, alle 10 quando stacco. Ah, ok. Ma ti c'ho fame, perciò mi immagino. Stavo vesti. È che mi sto abituando, ma sto solo io a casa, non ho niente da fare, mangio. Ma scusa, no? Ma non hai detto che sei a casa della tua morosa e c'è anche la madre? Sì, ma non c'è mai, praticamente. Cioè c'è poche volte, la sera per lo più. Ah, ok. Ma la tua amorosa o no? Sua madre? La madre è pure la mia amorosa, perché il lavoro finisce tardi. Ma che figata. No, sono solo di sempre. Che fa, lei fa la parrucchiere, quindi praticamente non la vedo la sera quando vado a dormire. Ah, ok. Allora, un bonus, voglio sprintare. Andiamo più veloci. Andiamo più veloci. Piuttosto cucina. Certo che ho cucinato, mi sono fatto degli hot dog. Tu hai detto che i cocchi grove. Quindi venivano giù dalle piante anche? Sì, anche dalle piante, esatto. Dei fantastici hot dog mi sono fatto. E cosa posso buttare? Questo, sta merda che prendo sempre. Altro seafood. Del microonde, certo. Madonna che grande quel signore. Ah, ecco. Ragazzi, non mi criticate. Dai, su via. È un ottimo modo veloce e pratico per mangiare. No? Che cosa? Cucinare degli hot dog nel microonde, proprio la... Però funziona. È come se critico, eh? Ok. Allora, 19 cocchi ci basteranno? Bestia sia. Basta che non ce li beviamo per l'acqua e li teniamo per craftare, perché abbiamo capito che sto gioco è strunz. Sono abitato così ormai, hai. Grazie mille Cesterone per i 10. Un bazio. Io ho più di 50 seagrass. Come, solo 50? Cioè, sì, scendo... Che vuol dire voi? Ma di più. Guarda, ti dico che nel momento che hai detto 50 ho iniziato a gatterarne un po' che ne avevo sotto io, ne ho fatti 25. C'è. Ti giuro. Guarda, aspetta, secondo me ne faccio più di 50 questo. È perché c'è l'acqua da me, capito? Aspetta. Io sto lavorando, la mia chat può confermare. Craftatevi il Solar Steel. Nome è difficile. No, ma come no? Ma perché dite le bugie? Poi ci credo. Guarda, ne ho fatti 48. Ah no, 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 questi sono da raccogliere. Buon, 52. Non stai lavorando nemmeno Earl. Ma fatemi piacere. Allora. Certo. Metà di quelle che hai pretagliato le hai raccolte perché l'inventario era pieno. Ah, ma ecco. Veramente. Stavo parlando. Ma sei dei peggi, bus, cazzo. Che palle l'inventario! Ma dove cazzo mi hai evocato la... Oh cazzo, chat! Sto per rompere tutto, chat. Bolli. Qui buggo il gioco. Sì, sì, guarda. No, dove ti prego, eh. Sì, sì. Non lo faccia. Guarda dove cazzo mi hai evocato la nave. Dimmi che è dietro qua l'NPC. No, non lo trovo. No! Ah, fuck. Ho tutto? No, dovresti vedere... Hai presente dove ho aperto le acque? Ok, sì. Praticamente sì. Io ho evocato la barchetta, ma me l'ha fatta lì sotto. Oh, no, è mo? No, niente, devo rievocarla perché purtroppo la parte okay, con l'NPC è fuori, sì. Questo è l'importante. Che se no sarebbe stato un bel problemino. Tra 10 secondi posso rifarla. Andiamo.
Vaffanculo. Ragazzi, emergenza dolore, emergenza dolore. Vabbè, ma trolla, me la sta mettendo ancora qua sotto. E niente, mi devo proprio spostare. Che Mario. Uccidiamoli. Ma no, ma una Gang Bangis. No. Non esiste. Via. Ritirata strategica. Com'è possibile che mi stanno facendo così male questi granchi? Sono mutati geneticamente. Non è possibile. Andiamo via, non ne voglio sapere niente. 0 di 0. Chissà se qualcuno sta guardando senza le cuffie. Ma basta guardare le cose senza le cuffie. Fa male. No, si è buggata. Continua a summonarmela solo là sotto. Pure se ti sposti. Minchia, lontano, sì, mi ero allontanato di brutto. Oh no. Shit. Allora, a meno che potremmo. Vabbè, qui sicuramente salvando, uscendo e rientrando si fissa. Se no, potresti provare a venirmi a prendere. Cioè, la evochi, ci salgo io, poi ne evochi un'altra e ci sali tu. Ci venga a prendere con la barca, non facciamo prima. No, che con la barca. Perché? Che ci vuole? No, mica con la barca è lunga. Dal lato opposto dell'isola. Secondo me no, me la evoco ancora. Adesso provo a entrarci, raga, vediamo. Se vuoi, evoco la barca e vengo. Aspetta che... No, ti ho dato anche tutti, mi hai dato tutti i cosi gialli. Vabbè, quelli li dovresti prendere. No, ne ho 17, praticamente 7, oddio no. Vabbè, li posso prendere. Dai, provo, un secondo che li prendo. Non si fida che usi la barca, palesemente. Chi no, aspetta, forse... Ma dov'è, raga? È palese che non vuole che io la no, usi. No, aspetta, si è... Ok, forse adesso l'ho fissato. Fa bene, per amor di Dio. Guarda qua, abbiamo 1, 2, 3, 4... 5 stack di roba. Di che? Di seagrass. Ah, quello è buono. Ma 5 stack da 100? No, non da 26. Non puoi fare le stack da 100. Ciao Zeni. Da 100. Ma no, pensavo che fosse. Sono industria siderurgica. Ciao Luco. 100. Non esiste una quantità del genere. Eccola. È arrivata la mia barchetta, sì. Bravo. Ciao, Doha. Industria si riforma, sempre. Doha, ma mi chiedevano l'altro giorno, il meme è quello di Riccardo, però con una roba non DMCA, lo rivolevano. Bot Yard, Titan's Bane. Industria Seagrass. Maledetti voi. Sam, dai, ma adesso vuoi far finta che stai giocando e puoi anche tornare. Sto arrivando. Guarda, nel mentre che faccio il viaggio vado a mettere in carica il cellulare, arrivo. Va bene, quindi si va a fare pure le chiamate, oh, bella vita. Ok, prendiamo altro seagrass, ormai ci ho preso gusto. Oh, ma bevo proprio questa acqua. Chissà come ho fatto a riempire l'acqua. C'è la bottiglia. Almeno 500, ho sbagliato, ragazzi. Commesso un errore. L'ho deluso. Pam 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 pam. Ci stai bevendo l'acqua del mare. Ma non è vero che mi sto bevendo l'acqua del mare. Anche lui è sbagliato. Affidarsi, sì. Ok. Inventori full. Ma non c'è un modo per avere un inventario infinito in questo gioco? Ma buttiamo sta... Ma butta sta minnezza, va. Cosa stai buttando? Cosa stai buttando? La bubù. Ma tieni tutto, fai altre chest. Che cazzo è quella roba lì? Cos'erano quei pixel neri sul mio schermo, chat? Sta bruciando lo schermo. Ormai sei un falegname. Di Seagrass, però, sì. Ok. Quanto ne abbiamo? Dai, riusciamo a fare un'altra stacchina. Un'altra stacchina? Ma che è qua? Minchia, guarda tutti i numeri di Lino che gatera. 8, 8, 12. Caderanno di topi. Era quello il Seagrass, vero?
di topi, eh? Immagino che ha tirato un milione di topi. Oh John, io c'ho gioco in italiano, Sigras sono i topi, giusto? Sarebbe bello. Sarebbe bello. Allora, questi cosa sono, chat? Ormai ci sto facendo troppo. Ah, il kelp. Questo è kelp che non abbiamo mai preso. Tutta sta roba. Boot, boot. Come ti permetti? Hai Caraiba. Tra l'altro ho visto che c'è anche da craftare la sequel. A chi? La sequel, la... Cazzo, inventario pieno. La falce. Ah, ok. Non vorrei che magari gaterando tipo i Sigras con la falce le gateri molto di più. Sai che potrebbe essere una roba del genere? Potrebbe. Volevo dirtelo prima, però mi divertiva farti mettere più tempo. Grazie. No, ma dai, quando ci, non ci vuole niente. No, ma non mi pare che possiamo ancora craftarla. Water bonus, vai. Mi piace il water. Oh no, ma adesso è notte. Ok, le lucine che ci sfondano casa. E io sto a mare, che ne so. E no, io sto andando verso casa. Ah, ma sei arrivato quindi? Ok, sì, ma sì. Torno anch'io. Ok, si va, si va. Allora. Oh, ho fumato poco oggi, chat. Fammi vedere. Colpa del Sigras? Sì, sono sempre lì a prenderlo. No, il bambù. Vabbè, ci abbiamo davanti a casa il bambù. Allora, aspetta un secondo, se abbiamo avuto un'idea. Allora, minchia, già qui. Roba. Vediamo sta roba, che dentro non vedo niente. E il buio è piuttosto... Finalmente vedo qualcosa. Ok. Ciao, avanzato. Il kelp... dove te lo metto il Sigras? Ne l'ho messo nell'ultima cassa, mi pare. No. Ah sì, però non lo... Ah, lo possiamo staccare, ma perfetto allora qua. Quindi nelle casse lo puoi staccare. No, guarda cos'è sta roba. No. Guarda cosa... Andremo... Non so dove io l'abbia preso. Ma che questo qua è un pollo friendly. Ma che sta lì? Fermo, non ucciderlo, ci fa le uova. Ah! Vabbè, l'hai trovato un amico, è morto. Ah no, cos'è stato? Ma che cos'è quel meno 980? Non lo so, comunque era 998 là. Allora serve 15. Hai del bambù in tasca? È il porto. No, vai ad aggiustarlo. Credo sia il porto. Eh sì, cazzo che è il porto lì. Ah no, sono le green jelly che muoiono. Non so per quale motivo. Okay. Si stanno spawnando lì e ovviamente essendo in acqua muoiono. Ok. Ma che cazzo. Va buono. Dicevamo comunque. Questo è bambù, chat. Non allora, mi sembra. Possiamo andare a trovare di munnezza. Sono pieno di immondizia. Non ci stanno le casse più grandi. Che cazzo. Allora, le ossa non le possiamo. Questo non le possiamo. Questo qui lo possiamo. Quanto cazzo è duro il bambù? Eh sì. Giustariello. No, è duro nel senso da gatterare. Cioè, minchia, devo tirare. Ci metto meno tempo a gatterare le rocce. Buono, ciao, Sele. Dopo. Dopo. Lino. Anzi, no, aspetta. Ci i pesci? Brava. Facciamo i pesciolini. No, pigliati questa. Allora, sai. L'ho buttata qui, ma è invisibile. Guarda, vieni qui. Sotto di me. Aspetta, ok, te la dovrebbe, io non la vedo, ma te la dovrebbe fare bambù armor. Okay. Vediamo quanto sei bello. Wow, mi hai messicato un fiocco addosso. Che esatto. È e adesso bello. L'iron ore. Bellissimo. Dove vabbè, sta tanto vicino? Te la faccio cambiare subito, mi sa. Come? No, ormai è mia. Cioè, ti sto cercando la cucina, non la trovo. Aspetta. Dove l'avevamo messa? Dov'è la cucina? Ma è qui. No, la casa di un signore. Ma è qui. Ma è qui, è al buio. Ok. Giustamente mi serve un po' di legnetto. Chi la... Io vi giuro, non vedo una sega. Tolino, mettiti questa. Vai. Ma quanta roba mi sta dando. Ma mo sono un fico. E ma si può buttare la roba?
Drop Q. No, vabbè, la droppiamo per terra, secondo me, quando poi riavvio. Cioè, tipo la Bone Armor, io non la voglio più. Vabbè, proprio servire più che altro come... L'ho buttata. Va bene, la tengo, mi hai messo l'ansia. Cioè, può servire, capito? Non la trovo più. Trovato. Mannaggia la miseria. Ah, ecco. Allora, cuciniamo. I pesci. Ah. Vediamo un po'. Ciao, Atena. buonasì. Ci stiamo andando troppo bene, sì. Ma è fatto, secondo questo. Ah, cucca, zia. Figa, servono un paio di cesti in più, direi, Un paio? Cioè, praticamente dobbiamo creare un magazzino. Non ci serve la casa, serve un magazzino, sì. Allora, stick e cosi. Ok. Senti il pollo come è finito, ciao Luigi. C'è ancora il pollino. Sta qui, che carino. Sì, ho visto, Raffa, l'ho scoperto poi. No, è finito il fuel. Da biva. Okay. Ok, perfetto. Però Sam, ma te ti dà ancora? Dobbiamo andare a parlare con Chris per avanzare con la quest. Credo di sì. Non lo dimenticare, che se no comunque non ce la dà avanzata. Infatti, a me dà ancora cazzarello. Ok, ci andiamo. Altre due cest. Aspetta, che mi cucino la carne io. No, perché vai. Non ho le legna in tasca. Minchia, c'ho 18 cocche. Aspetta. Me la metti dentro il fuoco? Sì. Sì, direi completiamo almeno la quest. Ciao, Peperone, buonasera. Tappotto? Ah no, però ho solo 4 di carne, vaffanculo, la cucino poi. Ah, ma io ho un sacco di carne, vai, la cucino. Ah, ok. Va, cuciniamo un po'. Tanto basta che la clicchi, è velocissima, perché sì, tu la clicchi col destro e quando la devi swappare... Tipo quando tu hai quella cruda e c'è quella cotta dentro, se tu clicchi col destro sulla cruda te la swappa in automatico. Ti raccoglie la cruda. Veloce. Sì. Vabbè, adesso provo a parlare col tipo, vediamo se mi dice qualcosa. Vai vai, io faccio una cannetta. Guarda qua, ormai siamo professionisti. Pure la pappone abbiamo. Sicuramente sta funzionando meglio. Ok, dici di andare al villaggio che ci segna sulla mappa. Ok. Al villaggio? Ok. Dovrebbe averci segnato un... il fatto che non, comunque non siamo abbastanza forti per poterlo... Esatto, dobbiamo fare queste armi blu. Le armi di cristallo blu. Cosa è successo? Ho detto, ovviamente non ha minimamente seguito quello che ha detto Sam. Mi sono perso. Per caso hai... Ah no, niente. Ecco, niente. Ho detto, vabbè, fai una votazione sul gruppo, mia moglie, fai un sondaggio per capire se ci dobbiamo trovare alle 7:30 alle 8. Mi fa ok, ha votato una persona sola e ha votato sia 7:30 che 8. Vabbè, alle 7:30 alle 8, direi che alle 7 devi allora, essere pronto. Voto anch'io tutte e due. Bello, quindi basta uno che sceglie esattamente quando vi dovete incontrare. Bello, sì. Perfetto. Alle 8 e 3, così cambiamo. Allora, what now? Allora, andiamo a prendere la barca. Vai. Sono pronto a tutto. Dov'è la mia spada, però? Ah, eccola. Ah, ma struppiato. No, ah, questa è la mia spada. No, dov'è la mia spada? È questa. Ah, ma vedi che va picchiato ancora. Però lo puoi picchiare ancora. Aspetta che provo a prendere il martello. Ah, tu dici che magari puoi prendere... No, no. Però sai che col martello mi facevo 19. Perché è di roccia, capito? Mi sa che li spappoliamo col martello che mob lì. Dall'altra parte è la... Non è a destra? Sì. Sì, io stiamo andando mo. Eccoci qua. Prendiamo la nave sul villaggino. Ciao Elonicam. Come stai? Dai, voglio che mi spawn. La musica del gioco, perché l'ho tolta? Sì. Com'è? È bellina, ogni tanto spunta, ogni tanto non c'è. Ma è soft, no, per me ci sta. La devo mettere pure io. Eh no, perché sono nel silenzio.
Allora, che è qua sopra? No, la nostra nave è ancora viva. Sì, sì, la nave sta stramonda. Sta una maure. Oh, tabù. Vedi tu? Vedi tu, vedi tu. Che domande, allora, cazzo. Non è caldo col cappellino? Mi asciuga il sudore. Direttamente, quindi no, dai. So benino. Ah, dobbiamo andare oggi almeno. Non credo in questa direzione. Andare. Ah, ok, il villaggio verde. Vai, new content. Progress chat, dopo neanche 3 ore. Siamo già oltre dove siamo arrivati settimana scorsa. Easy. Sì, sì, andata molto molto bene, devo dire. Ciao Giamando, 21/7. Sono molto contento di questa cosa. Ma perché oggi c'era Tabù. Vero? Tabù ci ha aiutato. Ma sbaglio o lì giù ci sono delle forme di formaggio? Che roba è quella? No, non mi devo curare, questa qui è la vita, è la seconda barra. Dimmi. Sono delle forme di formaggio e una montagna quella roba, che è? Ma dove? Lì giù. Lì giù, è forse perché c'ho una grafica un po' più piccola. Ma sembrano delle forme di formaggio. Non capisco. Ma tu non vedi quello che voglio, non ti preoccupare. Non so di cosa tu stia parlando, ma lì mi fido. A sinistra. Cioè, dove sto guardando io? Dai, c'ha sempre il formaggio. Quelle tre isole vicine? No, 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 a sinistra. Ma secondo me tu vedi bene, perché ho abbassato il rendering, è vero, tutto strano. Ah, quelle... allora, queste qui che sto puntando? No, no. Al più a destra. Più a destra. No, 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 quelle. Così. No, così è dove dobbiamo andare. Ciao Ale. Ah, perfetto. Perfetto. Dobbiamo mangiare qualcosa alle visioni. Uno che vede gli alberi che camminano, l'altro il formaggio. Però gli alberi che camminano c'erano veramente, regà. Ma non è vero, non sì, c'erano. La chat li la chat sta. Sì, sì. E anche io vedo il formaggio. Quindi è lì. Ok. Perché ti sei fermato? Non mi sono fermato. Dio mio, mi ha dato uno scattone strano. Fermo però, mica sei così. No, 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 non mi puoi chiamare. Here, there's nothing here. Oh, dammi un and I know fare. That my heart. No, no, ok. È stato uno dei calci più strani del mondo. Perché non è che sono caduto in avanti, sono caduto indietro. Scusa, se mentre quindi lo faccio, che succede? Prova. No, vedi, sono ancorato. Niente, sei duro. Ok. Allora. Ah no, il villaggio non è questo. Dobbiamo andare su quell'isola. Sì. Giusto? Giusto. Ah, guarda qua. Last Stop Island. Mi sta piacendo. Mi sta piacendo. Guarda là, loro hanno costruito una bella casa, un villaggio turistico. Figa. Ti prego, non dirmi che mi spari, però. Ti prego, no. Sì, serve a coprirti che cosa? L'ombelico. Un piccolo save per sicurezza e non sarebbe male. Ma va, ma basta salvare. Un altro po' e poi salviamo che ci fermiamo. Quindi. Save is for the noobs. Perdiamo più tempo a salvare che altro. Ok. Piglio, tutti i meloncelli prendo. Cosa dobbiamo fare qui che non ricordo? Qui c'è un NPC con un bel punto esclamativo. Ah, è che teoricamente è quello che ci insegna. Ah, oh, questo mi vuole insegnare a fare. Bring me. Ah, oh, questo ha detto che ci paga. Ah, dice che non ha una canna da pesca da darci. Bello. Ma vuole 5 pesci, quindi dice... Dato io che non... ce l'ho. Ce li hai? Sì, ne ho 8. E fammeli dare a me prima che si bugga. Però in realtà sono cotti, vedi se ti piacciono comunque. No, non credo che cotti vanno bene. Ma lo senti solo io super speedato all'improvviso? Mi sto iniziando a drogare. No. Allora, questo dice shop, vende... Non li vuole, quindi? Questo vende cagate, relics...
We need more than your go into the island and look at the hunter. Ok, dobbiamo trovare il cacciatore. Ah, vediamo se tu riusciamo a prendere dei pesci. Dammi i pesci, bro. Lì. Dove cazzo sono? Cazzo, non l'ho mangiato. Hai fatto bene. Okay, ah, questi andiamo. Qui. Proviamo a prenderli, boh. No, no. Cioè, tu vuoi prenderli a mano i pesci? Non ho capito, perdono. E ci sto provando. No, allora, se li vogliamo prendere a mano, sai che possiamo tu fare? Tu come li prendevi? No, io li trovo perché il mare si ritira. Quindi se utilizziamo magari la pozza per far ritirare l'acqua, prendiamo i pesci. Capito? È così che si fa, ma sa. Cazzo, per una volta minchia, che ho guarda cosa ho fatto. Pog, che figata. Che hai fatto? No, Pog. Ho tirato la pozza qui, però non ci sono i pesci. Pesce! No. Preso? Io sono pieno di cocchi. Ok. Ma dove sono? Solo uno ne ho preso. Vabbè, mi sa che va, bisogna aspettare tipo un punto dove c'è uno stormo di pesci. Di solito ce ne sono tantissimi. E gliela si tira sopra. Aspetta, adesso provo a smurfarmela. Non ci stiamo provando a prendere pesci. Eh no, perché bisogna fare la cosa. Tanto vado che ci prova uno. Ce l'ho la pozza. Però ne ho solo una. Ce ne avevo due, una l'ho proprio buttata. Vabbè, perché aspettiamo. Perché slide diventerà colti. ciao Cupo. Perché se premi E fai lo slide. Ma che cazzo? Ah, qua ci sono i maiali definiti. Minchia, ma mi rompe il culo. Come? Ma è fortissimo. Allora non ci provo nemmeno ad attaccarlo, guarda. Sto cercando. Si vedi, se premo E fa così. Allora. Sono più forti su quest'isola, i signori. Vediamo un po'. Dai, sti pesci, dobbiamo fare almeno questa quest. Voglio finire con la canna da pesca, Sam. No, 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 mica mi sfondano. Via, via, la via. Canna da pesca è necessaria. Tu hai trovato per caso? Sì, sì, io li trovo a caso. No, 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 Sam. Il cacciatore? No, niente cacciatore trova. Sull'isola dovrebbe esserci un cacciatore. Di solito... Ah, vabbè, aspetta, sicuramente dove c'è quella bandiera. Ok. Quella bandiera? C'è una bandiera sull'isola, non so se vedi. Quella del pirata? Dopo... Ah no, la vedo, ok. No, no, non è quella del pirata. È quella lì dopo il teschio, va? Sì, 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 la vedo. Okay. Ma il teschio cos'è? Bella domanda, andiamo a scoprire ora. Dove morirò io probabilmente. Te lo dice prima, aspettami Nino, aspettami. Non ti avventurare da solo. Vado, vado, ti aspetto. Ok. Aspettiamo un sem. Bam bam bam. Ci sono, sì, comunque i golem con il martello li faccio 15, a quelli piccoli. Buono. Te li sbuccio. Mangi pesci. Oh, che paura. Ah, un cimitero? Ah, qui abbiamo preso Silk Sail Blueprint. Silk Sail. Scusami, è una... Ok, ho imparato a fare la vela in seta. La vela. Perché? Ciao, Jenna. È vero, per i 29, welcome back. Lo sembra. Sì, praticamente la minchia, con le vele in seta che lord siamo, regà. Siamo bellissimi dopo. Ecco i cacciatori, mi sa, Sono loro? Come sta andando la coppa? Tutto bene? Io doggerei il maiale, esatto, e corro dentro a parlare con Gaspare Zuzzurro. Perché lo sto cercando di uccidere? Sarà un'idea di merda. Oh mio Dio! C'è, mi aiuto! Ah, aspetta. Che dolore. No. Che ci c'è? Dà l'arco. Come fai a saperlo? È per terra, l'ho preso, appena preso. Ce n'è un milione di archi per terra, non so perché. Vabbè, prendiamoceli tutti. Certo.
Dimmi che non hanno bisogno delle frecce a diventare il mio gioco preferito. A me mi ha dato 20 Blue Crystal Arrow. Come te l'ha date? E me l'ha date lui. Aspetta, ci provo anch'io. Sale, ma che sta di? Ok, me l'ha date pure a me, dai. Ah, ok, anche il coso per craftarlo, perfetto. Alle 20, dopo facciamo un gioco horrorino tra poco e poi c'è una... Però mi dice, lei già usate le recipe? Sì. Ah, ok, vedi, a me non le fa usare perché le già usate tu. Okay. Se dice che le so già fare. Fighissimo. Ok, devo vedere, credo che dobbiamo uccidere il... Non ho letto la quest, Ah, aspetta, ma non leggo. Allora, io ho scritto un altro damage per il boar e ho letto 4 blue task. Ok, dobbiamo uccidere i boar. Ah, perché giustamente sono forti in culo e per ucciderli hai bisogno di sta roba figa. Sì. Ok. Minchia, c'è la senza schifo. Cannone. Ok, abbiamo sprecato 87.000 freddi. Ah, ma te le, le puoi anche riprendere, sì. Ah, vabbè, easy, dai. Disse. Cos'è che voleva? Le... 4 ne voleva però, Ma mi sa 4 board task, eh? 4 blue task. Sì, credo che siano questi. Allora dobbiamo andare. Sì. Dobbiamo uccidere 4 maiali. Bene, ho diventato appena una missione di World of Warcraft, però questa. Figa, esatto. Al buio totale, come sempre. Torniamo di là che era pieno. Cos'hai detto, scusa? Torniamo di là che era pieno. Lezzigo. La sabbia suda qua, che è? Qua non ce n'era mica uno, sì? Non dirmi che ce n'è uno e dobbiamo aspettare che respawna. Ah, aspetta. Ah. Signore! Ecco qua. Il mio l'ho fatto. Ah, questo addirittura me ne ha droppate 2, mi sa. Tu hai delle task? Io delle task? Ne ho 2, io. Ok, allora dammi 2 anch'io. Tieni, mi sto qua, Eh sì, perché effettivamente di zane ne hanno 2, quindi... Giusto, non ci avevo pensato, sinceramente. Ok. Però prima ne ha droppata comunque solo una, Dove cazzo è andato? Ah, ecco. Torniamo dagli Hunters. Dai che ci danno la canna da pesca. Ci vuole. Dubito. Scusami, gli Hunters cacciano anche i pesci, no? C'è una freccia presa, c'è una freccia volante. Ah, era la mia probabilmente. Ciao Lupone. Tutto a po'? Come stai? Spevo bene. Ah. Ok. Io si sono... Drop the shields. No, ok. Che ci dice? I task dei pantaloni, certo. Certamente. Allora, il pollo butta sto pollo. Sì, per solito mi usa to be a breakwater, ma se lo si leaves out on his small island, no. Non c'è per niente male. Negazione animale? Sì, Tabu, ovvio. Ah, ok, questo ci ha detto che dobbiamo andare... Aspetta. Sì, ma glielo date se 4 task. Ah, ma mi sa che ogni volta questo rivuole le task. È una ripetibile. Perché così ti dà le frecce, capito? No, non so se cosa mi abbia dato, onestamente. A me mi ha dato delle frecce. Un'altra? Sì, mi ha dato altre frecce. E lì tu about Titans. Ok, lui com'è? Dobbiamo trovare teoricamente adesso sulla mappa se dovrebbe esserci. Ah, guarda, a nord di dove siamo noi. Sono che palle, sono a spino, perdonami. C'è un simbolo di una casetta. Sì. Dobbiamo andare lì. Però direi che ci fermiamo, salviamo e ci andiamo la prossima volta lì. Sono d'accordo, dai. Allora ci fermiamo. Ci mettiamo. No, andiamo all'isola, cioè al punto dei pesci. La barca. Ah, sì, bravo, ok. Robin, no. Pippiriri. Ciao, Gabonone. Buonasera. Quelli che cacciano i pesci sono i pescers, esatto. I fishers. Certo. Da, abbiamo fatto un bel progress, comunque. Sono abbastanza contento di questo. Mica, oggi di brutto. Secondo me, allora, prossimo stream, raga, di sto gioco, un titano lo buttiamo giù. Perché alla fine, prossima quest, andiamo all'isola del genio delle tartarughe qui. Che ci spiega come fare le armi blu. E può essere, secondo me sì. Prossima live un titano lo si fa.
È molto probabile. O lo si fa o ci si fa, dipende. Quello è poco ma sicuro, vabbè, ma quello lo puoi mettere già per scontato. Ok. Ma stavo per morire per colpo di un cinghiale un po' più blu. Okay. Ma non trovo più quella costruzione enorme di... Ah, eccola là. Eccoci qua. Sono riuscito a sbagliare strada io. Ma di notte non si vede niente, ti capisco. Ok. Nice. Ah, mi sa che stanno iniziando i tuoni da me, veramente? Ah sì? Qui sì. Ha fatto il tempo proprio brutto, ma nuvole veramente nere. Ma ti giuro che non ha piovuto, non so com'è possibile. Ah, questo ci dà la blueprint del cannone. Ah, e la... Oro, ok. E come si chiama? È la barca quella figa? A 100 okay. Cosi ci vende la barca figa? 800 buono, cosi? Buono. Optimus. Questo invece di vendere mappe del tesoro che chissà cosa servono. E penso per farmare più che altro. Può essere, sì. Ma buono. E qualcosa. Allora, io faccio... Allora, salva tu. Salvo, salvato. Questo vende le... A me, vedi, puoi comprare tutto, però tipo con due ti vende le... Ah, ok, le piume, non per dire. Lì. Ok, perfetto, buono, buono, buono. Quindi ci può stare. Allora, questo io lo getto. Tipo gli archi che abbiamo rubato al tipo, glieli possiamo vendere? Ma sono buoni gli archi, venditeli. E mi chiedo, più che altro, posso picchiarlo? No, non cazzo. No, non puoi. Evitiamo, evitiamo. Tu hai salvato? Sì, 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 risalvo, ok. Io ci metterò un quarto d'ora. Ma dai, l'altra volta hai salvato in 2 minuti. E infatti, mi ha già salvato, incredibile. Risalvo ancora per sicurezza. Okay, e ha già risalvato, incredibile. È solo quando sei in acqua allora che impazzisce il gioco. Non bisogna mai salvare in acqua. Mi auguro abbia davvero salvato, però. Va bene, chat. Allora, lui è Lino H, solo umido. Adesso lo raidiamo anche perché lui va avanti. E Lino, io ti ringrazio per la compagnia, per lo stream. È stato super mega bello. E ci riorganizziamo settimana prossima per continuare. Assolutamente sì, mi sono super super divertito, ti ringrazio ancora e ci vediamo dopo. Va bene, ciao a te, ciao, ciao Dilino, divertitevi, ciao ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.